Buongiorno, sono Chiara Lupi, sono la direttrice editoriale della casa editrice Este. Vi do il benvenuto a questa sessione dedicata agli strumenti finanziari per una nuova gestione economica. L'evento rientra all'interno della World Manufacturing Week ed è realizzato in collaborazione con l'Università Luc Carlo Cattaneo e la World Manufacturing Foundation. In questa stagione economica vediamo che l'Italia sta crescendo molto, il Fondo Monetario Internazionale ha ritoccato in positivo le stime di crescita, chiuderemo il 2021 con un più 6% di PIL, un rimbalzo da boom economico. Protagonista di questa crescita è certamente l'industria manifatturiera che ha saputo sfruttare le politiche incentivanti, ha saputo valorizzare il capitale umano. Naturalmente le aziende che avevano puntato convintamente sulla digitalizzazione hanno resistito anche meglio, hanno reagito meglio alla pandemia, hanno potuto remotizzare le loro attività e soprattutto progettare nuovi modelli di business dedicati alla creazione di nuovi servizi. L'industria 4.0, lo sappiamo, produce una grande quantità di dati e dalla loro capacità di analizzarli e valorizzarli dipende lo sviluppo futuro delle nostre imprese. Il dato è la nuova fonte di esperienza e grazie a sensori che li intercettano e ad algoritmi di intelligenza artificiale è possibile creare prodotti e servizi in modalità anticipatoria. Infatti stiamo parlando di feed forward economy. Cosa vuol dire? Siamo oltre il real time, siamo nel near time e per questo sono tanto importanti gli studi sui sistemi anticipanti. Ecco, le nostre imprese stanno dimostrando grande consapevolezza rispetto a questi temi e certamente anche tutte le risorse che arriveranno dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza contribuiranno ad aumentare, a creare nuove opportunità. Siamo in un periodo effervescente, le aziende hanno bisogno di risorse per proseguire un cammino di sviluppo che hanno già intrapreso e soprattutto per progettare il loro futuro in un'ottica di sempre maggiore sostenibilità. Ecco che per dare concretezza a nuovi progetti imprenditoriali in uno scenario dove le sfide sono davvero tante, le aziende hanno bisogno di finanza e questo sarà il fulcro dell'intervento della professoressa Gervasoni che ci farà un'analisi approfondita di quelle che sono le ruoli e prospettive di tutti gli attori e degli elementi in causa. Ecco, come si dice, il futuro non è materia di previsione, ma è materia di progetto. Quindi è molto importante in questa fase riuscire a focalizzare quelli che sono gli strumenti finanziari a supporto di una stagione economica che ha una caratteristica fondamentale, che è la rapidità con la quale avvengono i cambiamenti. Ecco, e l'unico modo per reagire e governare questa complessità è la conoscenza e noi siamo qui oggi proprio per approfondire un tema assolutamente strategico che è come reperire le risorse finanziarie per lo sviluppo delle nostre imprese. Brevemente un'indicazione sul programma, ci darà il benvenuto Alberto Ribolla che è past president della World Manufacturing Foundation, a seguire Anna Gervasoni, professore ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Università Luc Carlo Cattaneo, ci parlerà appunto di finanza per lo sviluppo dell'economia reale, Alvise Biffi, presidente della piccola industria di Confindustria Lombardia che approfondirà quelli che sono i bisogni finanziari delle PMI e poi avremo tre panel successivi in cui parleremo degli strumenti per le imprese che mette a disposizione il sistema finanziario italiano, gli strumenti che mettono a disposizione le istituzioni e infine avremo delle case history. Chiuderà la nostra mattinata l'intervento di Innocenzo Cipolletta che è presidente di AIFI e sarà collegato con noi da remoto. Ci sono anche altri relatori che saranno collegati con noi da remoto ma ve ne darò notizia via via che proseguiamo con il nostro programma. Io chiamo ora Alberto Ribolla che è past president della World Manufacturing Foundation per dare inizio a questa giornata. Grazie a tutti. Grazie, buongiorno a tutti. Di solito quando si dà inizio a un incontro di questo genere sono molto felice di essere qua. Molto spesso è vero, qualche volta magari un po' meno,
Questa volta devo dire che sono veramente entusiasta perché si chiude per tante ragioni, ma in particolare si chiude un sogno. Tante ragioni sono la prima, tutto sommato abbiamo un tempo accettabile, non piove, contrariamente a quanto era in previsione pochi giorni fa. La seconda è che finalmente, dopo un anno di carestia, riusciamo a ritrovarci di persona, a stringerci la mano e a fare due chiacchiere davanti al caffè, quindi al di là delle cose interessanti che sicuramente diremo oggi, ma anche interscambiare delle idee tra di noi. Ma la cosa che mi rende veramente felice è che siamo riusciti a organizzare questo incontro, e dicevo è la chiusura di un piccolo sogno. Questo incontro nasce idealmente a luglio del 2015. Luglio del 2015 Confindustria Lombardia vara il suo piano strategico, si chiama Lombardia 2030. Nel frattempo è cambiato ancora il mondo, ma ancora le sue ragioni di esistere. Siamo stati accompagnati in questa analisi delle territoriali lombarde, attraverso anche l'aiuto dell'Università Cattaneo, un collega della professoressa Giapresoni che ci aveva dato un metodo per capire quali erano, diciamo così, i filoni strategici su cui muoverci, e da questa analisi uscirono quattro temi. Il primo tema era l'internazionalizzazione, la cultura d'impresa, che fu sicuramente il più forte, la necessità più forte che ci avevano in qualche modo segnalato le associazioni territoriali, i cluster, l'internazionalizzazione e ovviamente anche il capitale umano. Quindi questi erano i quattro temi su cui dovevamo svolgere la nostra azione negli anni a seguire. C'erano poi due pilastri paralleli. Uno era la digitalizzazione, cioè la famosa rivoluzione 4.0, e la finanza d'impresa. Quindi oggi qua abbiamo, questo è il primo degli incontri che si seguiranno in questi due giorni, sono in totale 18, ma avremo alle 11 l'incontro con i consoli, quindi internazionalizzazione. A Milano c'è la più grande delegazione consolare al di fuori di New York, credo siano 120 delegazioni consolari. Due anni fa abbiamo parlato di capitale umano. Domani mattina, a questa stessa ora, in questa stessa sala, avremo un ulteriore dibattito, il terzo della serie, sul 4.0. Quindi abbiamo cercato di strutturare all'interno di questo forum, che è cultura d'impresa, cioè generazione di cultura d'impresa, l'abbiamo accoppiato con tutti questi elementi di cui vi dicevo, che uno di questi evidentemente è la finanza. Finanza è elemento principale. Nelle varie discussioni, nei vari forum che abbiamo organizzato negli altri anni, si è sempre parlato di strumenti, digitalizzazione, capitale umano, ma alla fine tu puoi avere gli strumenti migliori, il capitale umano migliore, se poi non hai banalmente i quattrini con cui comprare tecnologie, con cui assumere le persone migliori, evidentemente non vai da nessuna parte. E questa cosa è, come posso dire, è veramente un ossimoro all'interno dell'economia europea in parte, ma in particolare italiana, dove abbiamo imprese che tendenzialmente sono sottocapitalizzate e abbiamo uno stock di risparmio. Quando ho visto i numeri che Anna Gervasoni mi ha anticipato, devo dire che mi aspettavo un numero che era decisamente meno della metà, quindi veramente scioccante la quantità di denaro che dorme nei nostri, diciamo così, forzieri. E da qui quindi abbiamo cercato di far incontrare queste due, come posso dire, sono delle esigenze comuni, ma in qualche modo divisa dalla diffidenza. La diffidenza di colui il quale vuole investire i propri quattrini ed evidentemente si aspetta non solo di portarli a casa, ma anche di avere un minimo di interessi, e la diffidenza di colui il quale ha creato la sua azienda e sulla governance fa fatica ad aprirsi al prossimo. Quindi c'è questa diffidenza di due mondi che, se invece si parlassero, potremmo trasformare veramente l'economia italiana e in particolare l'economia manifatturiera italiana, che è il perno trainante della nostra economia in senso più lato, veramente su dei sentieri di sviluppo, credo, abbastanza decisi, come quelli che stiamo vivendo in questo momento. E da qui appunto è nata questa idea. Ringrazio davvero Anna Gervasoni che ci ha aiutato, l'Università Cattaneo, che ci ha aiutato a mettere insieme un panel di assoluto rilievo. E qua abbiamo portato sostanzialmente gli strumenti finanziari
a disposizione delle imprese, alcuni più tradizionali, la banca commerciale, altri un pochino più, come posso dire, più sprint, il crowdfunding. Abbiamo portato le istituzioni locali, quindi regionali, nazionali ed europee, e poi abbiamo portato le imprese, in primis rappresentate da Alvise, e poi anche qualche caso di qualche startup, di qualche piccola impresa innovativa che sta cercando, che ha cercato capitali per poter crescere e poter appunto generare buona economia. Io a questo punto vi do un'altra volta il benvenuto e spero che questo appuntamento, che io considero veramente molto importante, diventi, come gli incontri su 4.0, gli incontri con i consoli, un elemento di contorno stabile all'interno del forum di Cernobbio. Benvenuti e buona giornata e buon ascolto. Grazie dottor Ribolla per questo messaggio di benvenuto, ha già detto cose di grandissima sostanza. Noi siamo la seconda manifattura d'Europa, abbiamo un patrimonio di ricchezza che è una ricchezza effettiva ed è anche una ricchezza in termini di creatività, ma insomma ha bisogno di risorse per essere valorizzata. Abbiamo anche un capitale umano d'eccellenza ed è un capitale umano che possiamo solo auspicare resti qui da noi e non invece migri altrove, e quindi di questo anche la dottoressa Gervasoni ha certamente grande molto molto da approfondire. Io ad ora passo la parola ad Anna Gervasoni, dicevo professore ordinario di economia e gestione delle imprese presso l'Università Luca Carlo Cattaneo, che come ricordava il dottor Ribolla ha coprogettato questo incontro, e vediamo, insomma, parliamo di finanza per lo sviluppo dell'economia reale. Buongiorno, questo è l'avanzatore delle slide. Grazie mille, buongiorno a tutti. Sono particolarmente grata al presidente Ribolla che mi ha costretta a questa riflessione già da qualche mese, e abbiamo fatto questa riflessione insieme all'inizio proprio perché volevamo parlare di come la finanza cosiddetta alternativa, che poi è una finanza che si affianca a strumenti finanziari tradizionali che stanno cambiando, beh, come questo mondo poteva sposare le esigenze di un mondo imprenditoriale, segnatamente, come vedremo fra un attimo, quello manifatturiero, che sta cambiando tantissimo. Quindi se cambia l'economia reale e ha dei nuovi bisogni di investimento, deve cambiare anche la finanza. E allora con Ribolla abbiamo cominciato a fare una riflessione che ha spaziato dalla finanza privata alla finanza pubblica, locale, nazionale, internazionale, come vedremo in questa giornata, in questa mattinata, e poi abbiamo fatto il punto con alcuni team di ricerca della LUC per cercare poi di vedere se alcune nostre tesi potevano essere avvalorate anche dalle analisi che abbiamo svolto appunto con i nostri team di ricerca che si occupano di finanza, ma non solo, abbiamo coinvolto per esempio anche i nostri ingegneri sui temi di innovazione e quant'altro, e vediamo che cosa è saltato fuori. Allora, il tema era finanza per lo sviluppo dell'economia reale italiana, che appunto non è banalissimo, ci ho provato sul manifatturiero. Allora, i numeri del manifatturiero li conoscete molto meglio di me, ho cercato di riassumerli per avere anch'io una fotografia di quanto sia importante e trasversale questo mondo, però vi faccio soffermare sul lato in basso a destra. Noi oggi in Italia abbiamo 4 tra le prime 10 quotate, tra le prime 10 più grandi quotate per capitalizzazione che appartengono al manifatturiero. Quindi è un pezzo d'Italia molto importante anche per i mercati finanziari italiani. E poi sono andata a rileggere le statistiche del private capital, quindi di quel mondo di cui parleremo, del private equity, del private debt, del venture capital, e abbiamo visto che l'80% delle nostre target appartiene al settore manifatturiero. Quindi vuol dire che questo pezzo della finanza si occupa tanto di manifatturiero, e ci sarà un motivo. Cerchiamo di capire questo motivo un po' meglio.
Beh, il motivo parte dalle grandi trasformazioni industriali. Qua abbiamo tutta la storia dell'industria e del manifatturiero in particolare, soffermandoci sulle ultime tappe, perché poi il percorso di innovazione ormai accelera, i cicli sono sempre più ravvicinati. Vediamo come il salto dagli anni 70 ai nostri giorni è un salto che richiederà grandissimi investimenti e anche dei passaggi a logiche molto diverse nell'ambito di questo mondo. Ma quando ci sono dei passaggi così importanti è ovvio che cambiano. Questi sono gli ultimi anni, ogni 10 anni abbiamo ricostruito quello che è l'attivo delle imprese, perché l'attivo delle imprese rappresenta poi la domanda che le imprese fanno al settore finanziario. Ora vi faccio vedere solo la strisciolina verde per non soffermarmi troppo su dati che poi sono molto noiosi. Beh, se noi guardiamo la trasformazione industriale italiana, soprattutto la più recente, vediamo che le attività immateriali sono quelle che crescono più velocemente, quindi gli investimenti in attività immateriali sono quelli che oggi stanno trainando il cambiamento di buona parte dell'industria, anche manifatturiera. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che a nuove esigenze di investimento e di impiego, no? Come diciamo in aula con i nostri ragazzi, nascono esigenze diverse. Io non posso più finanziare con gli occhi degli anni 70, con le modalità e le procedure degli anni 70, imprese che hanno esigenze completamente differenti. Ma vediamo, parlavamo prima della borsa, dei mercati. Mi piace sempre guardare le trasformazioni nei mercati. Un'economia la leggi anche attraverso i mercati finanziari. Guardiamo prima la borsa americana, guardiamo cosa è successo dagli anni 70 ai giorni nostri. Un orizzonte molto grande di tempo dove il listino si è completamente ribaltato, quindi un'industria molto dinamica che oggi vede come protagonisti tanti operatori, quasi tutti sono operatori venture capital back, cioè operatori che sono nati e sono cresciuti grazie a un finanziamento di venture capital. E abbiamo tutte le big tech, che non sono manifatturiero, no? Perché per trovare un po' di manifatturiero in senso stretto dobbiamo arrivare alla Tesla, che poi è un manifatturiero un po' particolare, molto innovativo. Ma voi pensate, le big tech quanto manifatturiero attivano? Perché attivano delle catene di fornitura, delle catene di produzione incredibilmente legate all'innovazione. Guardiamo l'Italia. L'Italia in realtà è un mondo molto più statico, è cambiata di meno, proprio anche come profilo delle tipologie industriali rappresentati. Tanta industria, tanta finanza, tanto manifatturiero, tantissimo manifatturiero, e quindi in Italia abbiamo ancora un listino dominato da aziende manifatturiere importanti che però hanno cambiato radicalmente pelle. E per fare questo cambiamento, qua stiamo guardando le più grandi, ma dietro queste grandi ci sono catene ancora una volta di forniture e di distribuzione che ci fanno leggere un cambiamento capillare nella nostra economia. D'altra parte, se noi siamo imprese, dobbiamo guardare a, secondo me, due grandi cambiamenti, no? Chi ci sta dietro, chi ci sta davanti, per chi produce. La catena logistica con le sue grandissime trasformazioni. Ormai abbiamo i droni che sono diventati uno degli argomenti della logistica, ma ce ne saranno altri, e vedete con che velocità, con che accelerazione questo mondo si muove. Ma pensate anche al consumo, al cliente finale. E tra l'altro su tutte queste tematiche oggi c'è un verticale che è la sostenibilità, perché per fare tutte queste cose, per avvicinare i consumi che stanno cambiando tantissimo anche nel senso di una maggiore sostenibilità. Oggi se parli con i ragazzi, qua ce ne sono molti in sala, beh, incominciano a pensare ai loro acquisti anche con questa chiave, oltre che
con una chiave di nuova modalità d'acquisto. Allora, se io produco, non posso più dissociarmi da questi cambiamenti, che sono cambiamenti tecnologici, perché qualcuno si è inventato il drone, ma anche cambiamenti sociali, perché stanno cambiando i consumi, le propensioni e tante altre cose. E allora noi siamo in mezzo a questo mondo che deve investire, per forza, deve investire, e deve investire guardando le grandi sfide. Le grandi sfide che sono sicuramente l'innovazione, sicuramente, vabbè, qua siamo in un World Manufacturing Forum, in un fenomeno che è un fenomeno di grande internazionalizzazione del nostro sistema. Noi siamo leader mondiali di alcuni settori, di alcune nicchie, e dobbiamo proseguire e continuare a esserlo. Quindi il nostro scenario italiano lo dobbiamo vedere con un cuore in Italia, ma con occhi, braccia e gambe in tutto il mondo. E quindi sarà necessario crescere, ma fare anche delle aggregazioni, fare crescita interna, fare crescita esterna, digitalizzarci, lo diceva prima Ribolla, è un verticale ormai imprescindibile, la sostenibilità anche, non puoi più prescindere da questa tematica in tutte le tue fasi della catena del processo produttivo e distributivo, e poi hai bisogno di buon management, come dice sempre il nostro rettore. Il management ci deve essere pure buono, perché se no tutte queste cose non le riesci a fare. E allora bisogna investire tanto, e bisogna trovare i mezzi giusti finanziari per questi investimenti. I mezzi finanziari vuol dire essere rispetto a quella fascia blu che è la banca, il prestito bancario tradizionale, essere aperti anche alla fascia gialla che è il mercato, la finanza addizionale, alternativa ma soprattutto addizionale, perché banca e mercato devono lavorare assolutamente insieme. Vediamo che l'Italia deve crescere ancora un po' in questa striscia gialla rispetto a quello che hanno già fatto alcuni nostri competitori. Allora vediamo ai numeroni qualche numero, ma soffermerò veramente poco, ripeto, per non annoiarvi, poi le slide sono a disposizione. Beh, partiamo dalla banca. Oggi abbiamo due esponenti importanti, due banche importanti, e leggerete nelle loro parole come sta cambiando il sistema bancario. La banca di oggi non è la banca di ieri e dell'altro ieri. Perché? Perché banalmente la sfida tecnologica, di cui tra l'altro ci stiamo occupando moltissimo all'interno dell'Università Cattaneo, con un osservatorio che è dedicato proprio a questo, che si dedica a come cambia il rapporto banca-impresa grazie o a causa della tecnologia. La banca è il primo innovatore tecnologico in questo momento. Ci sono le fintech, che sono un fenomeno importantissimo, ne parleremo anche oggi, ma la tecnologia sta entrando nelle banche per cambiare processi, prodotti e per far parte di questo nuovo mondo, dove a fianco della banca abbiamo, ed eccoci qua, la finanza alternativa, che è tanta roba variegata: il private equity, il private debt, il venture capital, il crowdfunding, finanza pubblica, finanza privata. Oggi parleremo di tanti pezzetti, anche nell'ambito del debito ci sono tantissime nuove tipologie di nuova finanza. Quello che però vi faccio vedere è che un numero che è piccolo rispetto alla realtà italiana, ma che è in fortissima crescita, è quello che abbiamo stimato: 2021, 10.000 aziende in Italia si stanno finanziando con la finanza cosiddetta alternativa, il che non vuol dire che non vadano anche in banca o non siano esposti col sistema creditizio tradizionale, però vediamo che nel loro passivo incomincia a entrare, e ogni anno sempre di più entra, la finanza alternativa, che si sposa quindi con questa nuova logica del nostro sistema imprenditoriale. Parlo del private equity e del private debt in modo particolare per dirvi una cosa che vi faccio vedere molto velocemente. Delle nostre 1.800 imprese che sono attualmente nel portafoglio dei fondi di private equity, venture capital e private debt, guardate quante nel private equity, e poi lo vediamo anche nel private debt, appartengono al manifatturiero. È tutto il blu. Quindi private equity, venture capital, private debt, quell'80% che vi dicevo all'inizio e che qua rappresento nei vari anni con continuità, il focus è sul manifatturiero.
la stragrande maggioranza della nostra attenzione. Ma perché? Perché questi operatori che cosa fanno? Fanno scouting di imprese che vogliono fare un salto di qualità. Quindi c'è una selezione molto attenta che va a cercare imprese che abbiano voglia di fare che cosa? Di fare quelle sfide, di percorrere quelle sfide di cui parlavamo prima. Innovazione, sostenibilità, managerializzazione, eccetera. Perché voglio investire in questi contesti e che cosa faccio? Ti do i soldi per fare queste cose. Quindi c'è un incrocio tra domanda e offerta rivolta allo sviluppo. Allora abbiamo fatto, non mi soffermo sui risultati, ma sono tutte cose che poi trovate sul portale dell'Università Cattaneo, perché sono ricerche che abbiamo fatto noi e che abbiamo aggiornato anche in vista di questo evento, dove abbiamo cercato di provare col nostro database a vedere se le imprese private equity backed o che hanno ricevuto venture capital o debito effettivamente hanno fatto queste cose e le hanno fatte meglio delle imprese che non hanno ricevuto questo tipo di finanza e che appartengono allo stesso settore. Beh, abbiamo visto che le nostre imprese, soprattutto manifatturiere, che come vi dicevo rappresentano l'80% del campione e della realtà di investimento, hanno lavorato più e meglio delle altre nei processi di crescita e aggregazione. Si sono internazionalizzate molto di più, anzi direi che oggi è un'eccezione trovare nel portafoglio di un fondo di private equity o di venture capital un'impresa che non sia internazionalizzata. Quindi che non esporta o che non ha un partner, un alleato internazionale. Ma questo vale anche per l'innovazione. Qua abbiamo lavorato con i nostri colleghi di ingegneria e abbiamo visto che queste aziende brevettano e depositano marchi molto più delle altre. Il rapporto è incredibile e a livello generale, fatto 100 il mondo di queste imprese, almeno una su quattro in modo ricorrente deposita marchi e brevetti, il che vuol dire che continua a innovare. E qua abbiamo, attenzione, imprese non che lavorano in settori terribilmente innovativi, spesso sono imprese che lavorano in settori assolutamente tradizionali, meccanico, tessile, alimentare. Quindi vediamo questa innovazione a cascata che non è solo digitalizzazione e che ci porta poi a avere delle prospettive di posizionamento futuro nello scenario competitivo globale di grandissima opportunità. Digitalizzazione la fanno tutti, sostenibilità, quando noi ci incrociamo col mondo della finanza alternativa dobbiamo fare un passo importante, perché questo ce lo chiedono i nostri finanziatori, anche verso la sostenibilità, dove all'interno di questo ESG c'è l'ambiente, c'è la governance, ma c'è soprattutto human capital, il capitale umano, l'attenzione al capitale umano. La S, social di ESG, è una grande attenzione al capitale umano, che anche qua con una ricerca che abbiamo fatto abbiamo dimostrato svoltare nel momento in cui tu incroci questa finanza per crescere e managerializzazione. Importanza del risparmio, abbiamo un fracco di quattrini, perché per fortuna gli italiani sono grandi risparmiatori, continuano a risparmiare, vedo che annuisci tu, che vedi anche i flussi nella realtà di cui poi ci parlerai. Beh, con questi flussi di risparmio, se voi pensate al valore del nostro piano, del PNRR, no? Dei soldi che ci ha dato la Comunità Europea, dei soldi che ci ha messo sopra il nostro governo, parliamo di una quantità enorme di quattrini, sono 222-223 miliardi, no? Come sappiamo, composti su vari obiettivi, con un po' di finanza europea, qualcosa da restituire, qualcosa da non restituire e manovre finanziarie al nostro governo. Ma basterebbe investire bene i soldi degli italiani, guardate quanti ne abbiamo sui depositi. Abbiamo 1.400 miliardi di euro. Leggevo delle statistiche proprio nei giorni scorsi, nei soli mesi estivi abbiamo avuto, mi sembra, un flusso di 18 miliardi di euro sui conti correnti. Noi siamo in grado da soli di fare una manovra finanziaria privata
senza neanche scombinare tanto il profilo medio degli investimenti degli italiani, da affiancare alla finanza pubblica. E faremo cose straordinarie insieme, fra poco chiudo, perché? Perché la finanza privata, se ben intermediata, dà un ritmo incredibile alle imprese, perché c'è un dialogo continuo e continuativo rispetto al raggiungimento di obiettivi, che sono obiettivi comuni, obiettivo di sviluppo dell'impresa per forza e obiettivo di redditività, imprese e finanziatori, e quindi l'imprenditore anche lui vuole avere degli obiettivi di redditività e ce l'hanno anche questi finanziatori, soprattutto i nuovi finanziatori, quelli che ti entrano in queste nuove parti dell'attivo e tanto più quando entrano nell'equity. Quindi grande potenzialità che si sposa con una potenzialità incredibile che abbiamo nel 2021, dove possiamo investire questi danari. Ci sono delle linee guida, ma pensate a tutto quello che ruota attorno alle linee guida del nostro piano nazionale. E se riusciamo a fare un intelligente partnership pubblico-privato, settore per settore, noi ce ne stiamo occupando tanto la LUC sulle infrastrutture, ma non solo, ma poi se partono le infrastrutture, voglio dire, partono tutte quelle imprese che le infrastrutture le utilizzano e le vorrebbero utilizzare anche in modo un po' più veloce. Abbiamo visto stamattina quanto ci abbiamo messo ad arrivare qua tutti quanti. Beh, se riusciamo a mettere insieme capitali imprenditoriali, intelligenze imprenditoriali e buon management, fondi di private capital e fondi pubblici, rischiamo di fare un'Italia fantastica che creerà opportunità di business, di lavoro e di occupazione per tutti noi, soprattutto per i nostri giovani. E qua chiudo, questi sono i soldi pubblici. Quindi il futuro dell'intermediazione è centrale in questo percorso, perché se noi riusciamo a portare, che era il compito che mi ha dato Ribolla, il risparmio all'economia reale attraverso un'intelligente intermediazione del mondo del private capital, ma anche delle fintech, ma anche di queste banche che stanno ripensando al loro ruolo e ai loro percorsi, beh, facciamo una cosa molto importante. Io ci credo molto e vedo che tante cose positive stanno accadendo, perché i numeri crescono, i numeri del private capital, delle fintech stanno crescendo tanto in Italia e le imprese che entrano in questo mood stanno crescendo. Quindi abbiamo tanta prospettiva di investimento e quindi poi tutte le mattine assieme ai colleghi dell'università non ci dimentichiamo che poi per fare tutte queste cose ci vuole un buon management, e quindi poi noi torniamo in aula e vi creiamo i manager che sono necessari per mandare avanti queste bellissime aziende dell'Italia del futuro. Grazie. Grazie alla professoressa Gervasoni. Devo dire, i numeri sono impattanti, perché se davvero confrontiamo le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza con i nostri risparmi, beh, qualche riflessione viene da farla. È importante sottolineare che ricorrere a strumenti di finanza alternativa non è solo una questione di reperire delle risorse finanziarie, si tratta davvero di dare un'accelerazione alle nostre imprese, che riguarda, come ci spiegava bene la professoressa Gervasoni, riguarda l'internazionalizzazione, la digitalizzazione, la managerializzazione, quindi insomma è da guardare con grande attenzione tutto questo mondo, e quindi siamo anche qui questa mattina proprio per esplorarlo. Quindi adesso nell'intervento successivo con Alvise Biffi, che è presidente della piccola industria di Confindustria Lombardia, entriamo nel dettaglio quali sono i bisogni delle piccole e medie imprese, che sappiamo essere la maggioranza del nostro tessuto, come queste piccole e medie imprese possono avvicinarsi a questi strumenti. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie anche al Presidente Ribolla per l'invito. Abbiamo avuto uno spaccato chiaro di dove va il mondo, di quali sono le grandi potenzialità del nostro Paese da un punto di vista di valore della nostra manifattura, da un punto di vista di potenziale di investimento anche dei nostri capitali privati. Quindi la domanda naturale che emerge da questo quadro è: perché non si riversano questi capitali e non esplode questa potenzialità di sviluppo?
Qual è la risposta? Io ci tengo sempre a dare un quadro chiaro, perché non è sempre noto a tutti, di cosa vuol dire piccola impresa, piccola industria in Italia. Oggi in Italia il 92% delle imprese sono piccole. Piccole vuol dire che hanno meno di 250 dipendenti. Di queste, se prendiamo le imprese non piccole e medie, quindi ma solo le piccole under 50 dipendenti, sono circa l'87%. Quindi noi abbiamo un target di aziende che sono micro piccole come tessuto industriale italiano, anche nell'ambito del manifatturiero. Un altro dato rilevante che noi abbiamo visto nella presentazione della professoressa Gervasoni, solo il 5% di queste imprese, quindi molte meno all'interno di questo 87% di piccole aziende, brevettano e hanno una proprietà industriale che sia tutelata e certificata in modo trasparente nei loro asset. È evidente che nell'economia reale la parte di innovazione e di capacità innovativa è enormemente più ampia, altrimenti non si spiegherebbe l'eccellenza di numerose nostre piccole aziende all'interno delle nicchie internazionali, ma questo non si traduce all'interno di quelle che sono le certificazioni di trasparenza negli asset industriali. Perché si travasino tutti i soldi nell'investimento di economia reale? È ovvio che ci devono essere dei requisiti che consentono questa valorizzazione, questa trasparenza e la gestione di processi che sono comunque onerosi per un'azienda da un punto di vista di governance quando è concentrata all'interno del suo core business. Teniamo anche conto che siamo passati dai distretti, quindi strettamente locali, dove il valore rimaneva in un'area geografica limitata nel nostro territorio, sempre più a delle filiere allungate a livello europeo, se non a livello internazionale, dove il valore aggiunto si sparpaglia in modo sempre più largo in diversi paesi. E teniamo conto che queste filiere non sono democratiche, sono filiere gestite dal mercato. Quindi o io ho una mia valenza che mi tutela nella mia capacità di avere una brevettualità o una competenza esclusiva che mi dà un valore negoziale, oppure il mercato schiaccerà sempre di più il mio valore aggiunto, la mia marginalità, mettendomi in competition con un alveo sempre più ampio dato dalla globalizzazione e internazionalizzazione dei mercati. Oggi qual è il contesto? Oggi è un contesto dove c'è un problema di crescita dei costi energetici, c'è un problema di approvvigionamento di materie prime e c'è un problema anche di logistica dei trasporti. Quindi la nostra manifattura, che è una manifattura trasformativa principalmente, ha una serie di problemi che si incrementano in modo inversamente proporzionale alla dimensione aziendale. Più sono piccolo e più gli impatti di queste variazioni di sistema mi penalizzano nelle mie capacità negoziali. Dove mi salvo? Mi salvo sulle marginalità. Ho una marginalità ampia, assorbo, ho una marginalità bassa, risicata, sono rovinato, detta proprio in modo molto trasparente. L'altro grande problema per fare questi investimenti di produttività, che come ci hanno anticipato passano da una crescita dimensionale e da una trasformazione digitale della nostra manifattura, che è tradizionalmente meccanica, si è evoluta nella meccatronica e negli ultimi anni sta facendo il passaggio digitale, dove c'è un grande gap di competenze, di talenti che possono andare a colmare questa tradizione. La capacità di investimento e la capacità anche di avere cassa, perché poi un conto è il bilancio e i valori che noi abbiamo all'interno dell'economia dell'azienda, un conto è la cassa che io ho in banca alla fine del mese quando devo far fronte ai miei investimenti, sono due film radicalmente diversi in Italia. Ve lo dico con due dati, giusto per darvi
un'idea anche di quello che è la dimensione. Solo in Lombardia, nell'ultimo periodo di pandemia, le piccole aziende hanno richiesto al fondo di garanzia per le PMI 44,3 miliardi di finanziamenti, con un numero di domande di 448.114. Quindi vi dà l'idea della parcellizzazione di queste imprese e dell'esposizione anche di un debito finanziario che oggi sta lì congelato, garantito, ma che pesa poi nel dover rientrare di questi debiti sulle capacità di generare marginalità delle imprese, che è sempre più bassa se sono piccole in larga parte, e che quindi le arretra da un punto di vista della capacità di innovazione per alzare questa produttività, riassorbirla, e da qui a qualche anno il rischio sarà che andranno fuori mercato. Quindi, perché è importante lavorare sulla finanza e lavorarci oggi? Perché quello che oggi sembra anche un momento euforico di crescita, e lo è, ha una grande spada di Damocle in testa, che è la posizione debitoria e lo restringimento enorme di marginalità della gran parte delle piccole imprese. Il quadro che ci ha dato è ulteriormente, da un lato, confortante e entusiasmante, dall'altro preoccupante. Perché? Perché abbiamo avuto uno spaccato di quel 10% di medie aziende in cui si stanno riversando gli investimenti del private equity per una crescita e un efficientamento delle attività. Bellissima notizia, quest'anno anche gli investimenti dei fondi stranieri raggiungeranno probabilmente il record storico, quindi grandi capitali internazionali, se vogliamo, grazie anche a un momento di stabilità politica che dà fiducia a chi investe all'estero all'interno del nostro sistema industriale, stanno portando flussi per la crescita. Bellissimo, ma grande rischio, la forbice si allarga. Quindi le medie crescono, le piccole si restringono. E questo genere di attori ha una dimensione minima target, perché se non hai un certo tipo di struttura, un certo tipo di governance, un certo tipo di trasparenza e una massa critica, come dire, accettabile, il costo di fare una due diligence, un'analisi e un'operazione non vale il risultato. E quindi, man mano che la forbice si allarga, le altre imprese, che sono l'87%, diventano scarsamente interessanti. Qual è l'urgenza? Come abbiamo visto, abbiamo capitali privati, PNRR, strumenti di partenariato pubblico e privato, che dobbiamo mettere in campo subito, subito, per approfittare di questo momento di cambiamento, di trasformazione e di tregua su quelli che sono gli ambiti di vigilanza sull'esposizione debitoria delle aziende. Perché vi ricordo che c'è anche il codice della crisi d'impresa, che imporrebbe degli interventi, oltre certi parametri debitori delle nostre aziende, degli interventi molto stringenti sulle loro disponibilità di finanziamento e sulla loro, come dire, continuità di impresa operativa, che sono ancora un po' in stand-by e prorogati, perché pensati pre-pandemia, e se applicati oggi impatterebbero in modo, come dire, definitivo su circa un 34% di queste nostre piccole e medie imprese. Quindi, in concreto, cosa abbiamo proposto anche come piccole aziende per avere degli strumenti che vadano in questa direzione, quindi che accompagnino questo enorme tessuto di piccole imprese a delle aggregazioni tra di loro che progressivamente le aiutino a colmare quel gap crescente, quella forbice che si sta allargando tra le medie che vanno verso le grandi e le piccole che rimangono tagliate fuori da un contesto internazionale dove fino ad oggi hanno avuto il vantaggio di una qualità della capacità delle risorse umane che arriva da decenni di distretti industriali dove nel mondo queste capacità non sono così facilmente reperibili. Ma man mano che anche grandi paesi come la Cina, l'India, su cui ci sono state grandi delocalizzazioni con una bassa capacità
diciamo, formativa e di manodopera qualche anno fa ci lasciavano margine di competizione, oggi ricordo sempre che solo in Cina ci sono 60 milioni di ingegneri ogni anno, che è un'Italia di ingegneri all'anno, quindi questa capacità nostra di saper fare non avrà vita lunghissima all'interno di queste dimensioni internazionali. Quindi per farci trovare pronti e consentire a questi capitali, che se noi andiamo a vedere anche la crescita del crowdfunding e degli investimenti delle persone fisiche direttamente all'interno anche di start-up che sono enormemente più rischiose delle nostre PMI, dimostra una voglia di investire all'interno di questi strumenti, ma ci deve essere anche l'opportunità di poterlo fare, perché non è semplice creare degli strumenti per farlo. Cosa si può fare? Prima di tutto, uno degli elementi cardine per capitalizzare le imprese, come diceva il presidente Ribolla, sono fortemente sottopatrimonializzate, è estendere alle PMI in generale, a tutte quante, il credito d'imposta che oggi è riservato alle start-up e alle PMI innovative, dato agli aumenti di capitale. Noi abbiamo delle imprese sottocapitalizzate, un mare di capitale privato, come abbiamo visto, incentiviamo la capitalizzazione delle imprese, lo vediamo che sulle start-up e le PMI innovative ha funzionato, ha generato crescita, non inventiamoci l'acqua calda, allarghiamo la torta. Quindi da questa sotto insieme ristretto di pochissime, perché start-up e PMI innovative sono totale 30.000 imprese sulle 5 milioni di partite IVA italiane, allarghiamolo a tutte le piccole e medie imprese. Incentiviamo i processi di aggregazione. Devono crescere, i grandi fondi hanno dei target minimi per andare a investire nel private equity all'interno delle imprese. Facciamo in modo che tra di loro, le piccole e medie imprese, abbiano degli incentivi finanziari e fiscali ai processi aggregativi, sia conveniente aggregarsi. Qui c'è un altro elemento fortemente strategico da tenere in considerazione: l'87% dei board delle piccole e medie imprese italiane ha come età anagrafica media over 65. Quindi praticamente il 90% delle nostre imprese, piccole in particolare, è governato da over 65. C'è un grande tema anche di passaggio generazionale. Questo tema, in una logica di aggregazione, può essere un ulteriore fattore strategico che va ad incentivare dei processi di crescita e di managerializzazione, come abbiamo visto, importanti per la trasparenza. Un esempio concreto: se la famosa e molto utilizzata rivalutazione delle quote al 6%, quindi agevolata per le operazioni di M&A, che viene via via riattivata per periodi determinati a fronte di tassazioni tre volte tanto, per intenderci, rispetto alle plusvalenze di queste operazioni, fosse allargata, stabilizzata tutto l'anno e incentivata per operazioni sotto una certa soglia, quindi non so, operazioni sotto i 10 milioni di euro, per incentivare soprattutto la parte di aggregazione soggetti più piccoli, con magari dei crediti d'imposta anche per il soggetto aggregativo, noi andremmo a dare un forte boost finanziario per ristrutturare posizioni e fare efficienza di sistema, alzando la dimensione media verso quelle che sono poi le operazioni interessanti al private equity. Quindi anche qui si tratta di prendere una misura che già esiste, la rivalutazione al 6%, il credito d'imposta, dare un taglio strategico per incentivare e rendere interessante agli operatori che si devono aggregare, per far poi evolvere la finanza che abbiamo, che in gran parte anche le nostre aziende sono quasi tutte familiari, quelle piccole 100% familiari, si riversi, perché ha una convenienza a entrare nell'economia reale piuttosto che in logiche finanziarie diverse da quelle che ci stiamo prefigurando. Non deve vincere solo quello che acquisisce. L'incentivo deve essere in credito d'imposta per chi compra,
ma ci deve essere, come dicevamo, una way out interessante per chi cede. Viceversa, sarà scarsamente interessato chi vuol cedere in una logica aggregativa, perché vorrà dire, se non ha una convenienza economica a fare questo passo, tenderà a tirarla lunga finché non ci sarà costretto, rallentando questo processo. Quindi anche qui andare ad agevolare la parte fiscale delle operazioni di M&A ulteriormente per incentivarne la conclusione è uno degli elementi fondamentali. Infine, per dare un ulteriore elemento, andare a lavorare sull'AIM, che è il mercato, il primo mercato per le operazioni di più piccolo cabotaggio rispetto allo Star e alla borsa primaria, permettendo di avere dei percorsi finanziati per le aziende più piccole, come abbiamo visto hanno funzionato i programmi ad esempio Elite proposti dalla piccola impresa nazionale già da diversi anni, che vadano a dare la cultura finanziaria all'interno delle nostre aziende. Questi 87% di over 65 sono fortemente business oriented e arriviamo da una tradizione esclusivamente debitoria, dove il piccolo imprenditore parla col direttore della banca, si fa finanziare il progetto, prima c'era la stretta di mano, la fiducia reciproca, e poi un po' alla volta andava a restituire questo debito rispetto alla banca. Tutti gli strumenti, fintech, private debt, emissione di bond, approvvigionamento di mercato, sono fuori dall'alveo culturale della maggior parte di questi imprenditori e sono fuori dalla portata in termini di costi e di applicabilità dalla dimensione media. Cominciare a dare anche una cultura di prospettiva, con una prima exit possibile ai finanziatori che investono il famoso 1.000 miliardi di patrimonio disponibile, perché la Sciura Maria ben volentieri investirà all'interno dell'economia reale, se però o si prende una cedola, ha una facilità di disinvestimento se gli servono i soldi per fare qualcos'altro, o una prospettiva non a più infinito per rientrare con gli interessi del suo investimento. Quindi chiarire anche all'interno di questi percorsi delle agevolazioni in credito d'imposta sulle quotazioni, ad esempio all'AIM per gli investitori, può muovere parte di questo investimento verso operazioni che si scaricano effettivamente sull'economia reale. E anche qui, quando c'è stato il PIR, abbiamo visto c'è un grande desiderio del risparmiatore italiano di contribuire a quella che è la crescita dell'industria nazionale. Semplicemente oggi non c'è un modo con cui questo capitale si possa riversare in modo semplice e conveniente per chi investe all'interno della nostra industria. L'ho fatta troppo lunga, vi chiedo scusa, però il contesto in cui ci stiamo muovendo per la piccola impresa è proprio quella di slegarla culturalmente dall'ambito prettamente di debito bancario, muovendola su un'apertura di approvvigionamento finanziario a mercato, un percorso di crescita, investimenti che vengano certificati in modo trasparente perché danno il valore all'impresa e la capacità attrattiva di risorse per accorciare il gap che si sta allargando tra i medi che crescono nel modo corretto che è stato presentato dalla professoressa Gervasoni e i piccoli che non solo non ce la fanno perché non hanno la gamba abbastanza lunga per fare questo passo, ma che a questa a causa di questo allargamento della forbice si ritrovano con una produttività sempre più schiacciata che con il contesto generale si tradurrà con grandissimi problemi nei prossimi 2 anni di sopravvivenza di una larga parte di queste microimprese. Grazie e buon proseguimento. Grazie al Vise Bifi per aver insomma inquadrato quelle che sono le esigenze e problematicità della piccola impresa, ma giustamente abbiamo detto bisogna fare cultura e questo è l'obiettivo di questa mattinata, e nello specifico con il prossimo panel approfondiremo quali sono i nuovi strumenti appunto per finanziare le imprese, approfondiremo le opportunità del sistema finanziario italiano. Abbiamo un panel che è insomma, a metà
metà in presenza e metà è collegato da remoto, ma con noi ci sono Marco Tajana, che è Executive Director The Best Equity, e Gianluca Savoldi, che è responsabile Patient Capital di Unicredit. Quindi chiamo i nostri relatori, benvenuti. Ecco, io direi che possiamo iniziare con Marco Tajana. Ecco, le lascio la parola, se ha delle slide, c'è un avanzatore delle slide. Prego. Buongiorno a tutti, ringrazio Alberto Ribolla per l'opportunità di venire a parlare di una parte concreta. Io sono dottore commercialista nella mia vita, però 3 anni fa abbiamo fondato con altri 2 soci una società che si occupa di gestire una piattaforma regolamentata, autorizzata da Consob, The Best Equity, per le operazioni di crowdfunding. Sono stato chiamato oggi per raccontare brevemente cos'è il crowdfunding, cosa si intende per crowdfunding. Avremo poi successivamente nei prossimi panel anche una case history di una startup innovativa che grazie alla nostra piattaforma ha raccolto capitali. Ricollegandomi anche a quanto diceva il Presidente Biffi, prima la necessità sul campo, lo vivo da commercialista, per le piccole e medie imprese di trovare la finanza per sopravvivere o tante volte per crescere, ancora meglio con un sistema bancario che è molto cambiato e quindi con i rapporti che prima passavano dalla stretta di mano, come diceva il Presidente Biffi, oggi ha dei processi di accreditamento per ottenere finanza molto più difficili e molto più complicati. Il crowdfunding è un'operazione con la quale una società decide di aprirsi al mercato. Io la definisco in modo, non me ne voglia la mia ex professoressa Gervasoni, una piccola quotazione in borsa, perché di fatto è una piccola IPO, viene deliberato un aumento di capitale sociale a favore di terzi che viene collocato sul mercato attraverso una piattaforma web, quindi aperto a tutti, però la caratteristica fondamentale è quella che viene fatta tramite il mercato web. Esistono in Italia circa 50 società autorizzate dalla Consob, quindi comunque un mercato regolamentato, perché Consob ha tutto il potere di regolamentare e di vigilanza. Serve fare un'autorizzazione, un iter autorizzativo che inizialmente era abbastanza breve, poi nel tempo la Consob ha stretto le maglie, è diventato sempre un po' più complicato, e una piattaforma che si mette al servizio dell'imprenditore che vuole cercare capitali sul mercato, un mercato che chiaramente, parlando di web, diventa un mercato infinito perché è effettivamente molto grande. Abbiamo parlato di un'operazione di aumento di capitale sociale, quindi qui non parliamo di debito ma parliamo di finanza intesa come capitale proprio, e questo è già un grande vantaggio. A chi si rivolge fondamentalmente il mondo del crowdfunding? Il mondo del crowdfunding si rivolge fondamentalmente al mercato delle start-up e delle PMI innovative, ma nel tempo si sta anche evolvendo e girando verso quello che è il sistema delle PMI. Gli ultimi dati che ci arrivano dagli osservatori del crowdfunding dicono che nel 2021, primi 3 trimestri, siamo arrivati a circa 97-100 milioni di raccolta tramite crowdfunding. È un primo dato che dice già che stiamo parlando di una nicchia rispetto poi a un mondo anglosassone, dove invece i numeri sono, in Inghilterra arrivano a 2 billion all'anno col mondo del crowdfunding. Crowdfunding nato in Italia con una legge del 2012, diventata poi operativa nel 2016 e regolamentata da un regolamento Consob sempre del 2016. Gli ultimi dati dei primi 3 trimestri, c'è grande crescita, considerate che nel 2016 sono stati raccolti in Italia 4 milioni di euro, nel 2021 siamo in 3 trimestri a 97 milioni. Come si viene spartiti questa raccolta? Circa 45 milioni sono finiti a start-up innovative, 20 milioni a PMI e la rimanente parte a operazioni immobiliari. In questo momento il crowdfunding si sta molto aprendo alle operazioni immobiliari, cioè classicamente si realizza un nuovo progetto, un nuovo edificio, un nuovo progetto appunto a livello di edifici, e vengono raccolti soldi specifici per quel tipo di intervento nel mondo immobiliare, restituendo soldi a 1-2 anni.
Detto questo, come si svolge l'operazione di crowdfunding? Dicevo prima, è una IPO deregolamentata, nel senso che la parte burocratica è molto snella, bisogna avere un contratto con una piattaforma web autorizzata, dopodiché serve il primo passo, chiaramente è l'aumento di capitale sociale. I soci attuali della società deliberano un aumento di capitale sociale a favore di terzi, chiaramente dando un valore alla propria azienda, pre-money e post-money, e decidendo anche appunto a quel punto lì quanto è il nominale che viene sottoscritto e quanto è invece il sovrapprezzo. Per esperienza, sia da commercialista, sia che ho accompagnato qualche azienda, sia da socio di una piattaforma, quali sono i due problemi più grossi? Uno è trovare il valore dell'azienda, perché soprattutto quando parliamo di start-up innovative, capite bene che molto spesso parliamo di file di Excel, di idee anche molto belle sulla carta, ma dargli un valore diventa difficile, e spesso e volentieri l'imprenditore che arriva da noi per chiedere un aiuto col crowdfunding ha delle idee sulla valorizzazione delle società un po' pazzerelle, dico io, nel senso che i valori diventano un po' elevati. Quindi questo è l'aspetto. Il crowdfunding permette, con quella che è la regolamentazione attuale, di essere però abbastanza flessibili nella gestione dei rapporti con i soci. Non voglio dilungarmi molto, ma banalmente ho la possibilità, nell'andare a determinare l'aumento di capitale sociale, posso arrivare a creare ad esempio diverse categorie di soci, quindi soci con sia diritti amministrativi che diritti patrimoniali diversi tra di loro. Questo sicuramente rende più flessibile, più gestibile l'operazione di crowdfunding e della raccolta di denaro, perché nel momento in cui poi, soprattutto in società piccole, mi trovo a avere a che fare con tanti soci molto piccoli, il fatto ad esempio banalmente di non dare il diritto di voto in assemblea su determinate questioni aiuta molto, perché l'imprenditore, io lo vedo, risulta sempre abbastanza restio all'idea di avere tanti soci nella propria compagine societaria. Come faccio a gestirli tutti? Declinando in modo corretto quello che sono le regole all'interno dello statuto, si può anche gestire questa problematica. Allora, assemblea straordinaria è l'unico atto vero che serve, perché senza quello non si parte. Un altro elemento fondamentale che richiede Consob per salire sulla piattaforma è un video. Qua sta la caratteristica del fondo che stiamo parlando di un'operazione che comunque viene fatta tramite web, quindi la Consob richiede un video, poi che io lo faccia con un cellulare, che lo faccia con il regista Martin Scorsese, questo è lasciato all'imprenditore e al budget che ha l'imprenditore. Però è un video che deve essere molte volte emozionale, perché chi vuole investire sale sulla piattaforma e banalmente con questo video deve capire di cosa stiamo parlando, qual è l'iniziativa imprenditoriale che gli vado a proporre. Devono essere caricati sul portale un budget, anche qui non ci sono delle caratteristiche specifiche, chiaramente un prospetto informativo, come si fa per le società che vengono quotate in borsa, ma anche in questo caso è un prospetto informativo molto asciugato, non pensate a 100 pagine fatti in legalese. Devono essere massimo, proprio specificato da Consob, 5 pagine con carattere 11, è lì specificato, la visura della Camera di Commercio, il budget, i bilanci, se la società ha già approvato dei bilanci. Se siamo una startup e non ci sono bilanci, non è un problema. Si apre a quel punto la campagna, viene aperta, normalmente il sottoscrittore, non mi dilungo troppo, dovrà registrarsi sulla piattaforma, compilare una MiFID perché sta facendo un investimento finanziario e quindi è sottoposto a una valutazione di rischio, a una profilazione. A quel punto decide se investire o meno, sottoscrive il contratto di investimento, approva il prospetto informativo, riceve un codice. Quel codice gli permette di fare poi un bonifico o direttamente online o in banca normale, che ha quel codice di riferimento, firma con l'OTP, quindi il contratto è firmato. La cosa importante è che i denari che vengono versati per sottoscrivere l'aumento di capitale sociale è come una volta, vanno a finire su un conto corrente vincolato intestato alla società. La società questo conto non lo può toccare, come succedeva una volta quando si faceva gli aumenti, venivano versati i 3 decimi o il 25% del capitale sociale,
finché l'operazione non è conclusa. Cioè, se io faccio un aumento di 100.000 euro, finché non vengono sottoscritti 100.000 euro, il capitale non può essere, quel denaro in quel conto vincolato non può essere toccato. Una volta che viene invece completata l'operazione, quel denaro va poi a disposizione dell'azienda per i propri piani industriali. Quindi, siamo entrati molto nel dettaglio, ne abbiamo ancora 20 secondi. 20 secondi ho finito. Il crowdfunding, ritornando a quello che diceva il dottor Biffi, ha un grande vantaggio sulla parte dell'incentivo fiscale, perché il crowdfunding, da che è nato, il governo italiano ha dato come incentivo alle persone fisiche il 30% del valore dell'investimento che io faccio in una startup innovativa, una PMI innovativa, lo posso detrarre dalle imposte nella dichiarazione già interamente, nella dichiarazione successiva all'anno successivo in cui faccio l'investimento. La pandemia ha portato, il governo ha portato questo credito d'imposta al 50%. 50% che scadrà il 31 dicembre 2021, quindi investimenti fatti fino al 2021, poi vedremo se rimarrà al 50 o ritornerà al 30. Si può investire, e ho finito, anche tramite una società, banalmente una holding, intervengo in una startup, in quel caso lì il beneficio fiscale è una deduzione dall'imponibile della mia società del 30% del valore di investimento, massimo sempre 1 milione di investimenti su startup, su singola società. Questo era per quanto. Grazie Marco Tajana. Sì, naturalmente adesso in questo tempo che è davvero contingentato vogliamo così dare delle pillole, poi naturalmente avremo altre occasioni di approfondimento. Adesso alternerei con il primo dei relatori che è collegato con noi online, il presidente di Confidisistema, Alessandro Spada, che è anche presidente di Assolombarda. Vediamo qual è il nuovo ruolo di Confidi all'interno di questi nuovi strumenti per le imprese. Buongiorno, mi sentite? Sì, la sentiamo. Bene, buongiorno a tutti, ringrazio anch'io innanzitutto il Presidente Ribolla per l'invito, per darmi la possibilità di parlare, di far conoscere meglio Confidi, che secondo me è una grande opportunità. Sentivo prima nello speech del Presidente Biffi di tutte le difficoltà che ha la piccola impresa per finanziarsi. Io ritengo che Confidi possa essere uno strumento veramente efficace. Fatemi dire prima due parole sulla nostra storia. Confidi nasce nel 1959 ed è un'azienda che quindi ha profonde radici storiche, però più recentemente nel 2016 ha avuto un momento di fusione tra il Confidi del Confagricoltura e del Confartigianato con Confindustria, dando luogo a questo grande Confidi che oggi è partecipata da oltre 55.000 aziende e prossimamente, grazie anche alla fusione che stiamo facendo con Cesena, arriveremo a poco meno di 60.000 aziende, imprese che sono associate a noi. Quindi noi ci proponiamo come un hub per la finanza d'impresa per tutto l'universo delle piccole e medie imprese. Abbiamo, mi faccia dire qualche numero, anche un attivo di bilancio di oltre 200 milioni, un indice di capitalizzazione che sfiora il 30%, un tasso di copertura delle sofferenze che arriva all'80% e delle attività finanziarie intermediate per oltre 1 miliardo di euro. Tutto ciò, a mio parere, fanno di noi un player fortemente solido e presente su tutta l'economia lombarda, che da tempo vedo che comunque sta attuando una strategia di posizionamento spostandosi dal nord anche all'intero paese. E questo perché noi vogliamo giocare un ruolo sempre più determinante della sfida di avvicinare una quota importante del risparmio dell'economia reale del paese. Questo è un tema che è stato toccato prima da Anna Gervasoni e anche da Mise Biffi, perché questo è un tema che è presente in tutti noi. La direzione strategica che noi stiamo imprimendo a questa azienda qua è quella di essere una piattaforma realmente in grado di accompagnare le PMI verso delle situazioni finanziarie che siano le più adatte alle proprie necessità. E quindi abbiamo cercato di sviluppare le nostre strategie soprattutto su 4 linee. La prima, fondamentale, quella del territorio, la seconda quella delle competenze e della diversificazione del prodotto, dell'offerta che noi possiamo dare, il network, importantissimo, e poi dopo alla fine la tecnologia. Quindi partendo dal primo dei temi, il territorio,
Devo dire che il compito che noi ci siamo dati è quella di essere sempre più vicini alle imprese, soprattutto alle PMI, per supportarle nell'ottenere tutte le risorse finanziarie che nel tempo della pandemia sono state quelle di darle l'ossigeno necessario per poter resistere. Ed oggi invece sono quelle che servono invece per sviluppare delle nuove linee di business. In questa logica noi stiamo investendo tantissimo sulla rete distributiva, la stiamo potenziando e abbiamo avviato un processo di internazionalizzazione di buona parte delle nostre agenzie, di cui abbiamo conferito dei mandati per essere più presenti e dei mandati che sono molto collegati alle associazioni di appartenenza. In questo modo noi cerchiamo di rafforzare quello che è il legame col territorio, che per noi è un asset importantissimo. Il secondo punto è quello delle competenze. Noi vogliamo lavorare sempre di più fornendo anche capacità di consulenza. E questo cosa vuol dire? Vuol dire puntare molto sulla formazione delle nostre persone, che quindi abbiano un approccio non solo di tipo bancario, ma anche consulenziale, anche di supporto a quelle che possono essere le strategie delle imprese. Quindi stiamo lavorando per allargare il più possibile il nostro portfolio di proposte, stiamo lavorando per dare un'assistenza per la finanza agevolata, una per quanto riguarda la finanza d'impresa, la gestione dei centrali dei rischi, la sottoscrizione di mini bond e anche il direct lending. Oggi quindi, pur mantenendo come business principale per noi l'assoluta centralità della garanzia, che è il nostro modello di base standard, direi che il 30% delle nostre attività è riconducibile a tutti questi nuovi servizi, e questo è secondo me un punto molto importante, e nei nostri propositi è quello di ampliarlo sempre di più. Inoltre un altro punto di attenzione che stiamo avendo è quello riguardante al problema del sovraindebitamento delle imprese a seguito della pandemia. Quindi noi ci stiamo muovendo in maniera proattiva con tutto il sistema bancario per assistere le imprese sia per la rimodulazione dei debiti e quindi per ottenere una più ampia dilazione dei tempi di restituzione, impegnandoci con una garanzia che arriva fino a 15 anni, perché questo secondo noi è un punto che anche come Asso Lombarda, in questo caso che unisco le due presidenze, è un tema molto importante. Dobbiamo dare tempo alle imprese per riuscire a reagire allo shock della pandemia, a riorganizzarsi a tutto ciò che la pandemia ha portato, allo sviluppo della digitalizzazione, al cambio di paradigma che si sta avendo nelle tecnologie. Quindi è fondamentale dar tempo, perché la nostra struttura di PMI è una struttura che, come ha detto prima Biffi, è abbastanza debole. Quindi dobbiamo dargli tutti i tempi necessari per poter riprendere. Bene. Terzo tema importante che ho detto prima è quello di fare sistema. Ecco, questo è fondamentale. Noi lo facciamo attraverso questi tre settori centrali per l'economia del paese, che sono l'agricoltura, l'artigianato e l'industria, ma il nostro sforzo è quello di creare delle migliori condizioni perché tutto quello che facciamo possa essere apprezzato anche al di fuori dei nostri circuiti. È per questo che sempre di più noi stiamo sviluppando delle attività di garanzia sia di finanza diretta con nuove realtà, cioè ci stiamo interfacciando con l'SGR, con i fondi di credito, con le realtà del fintech e anche poi dopo con tutti gli altri confidi. La recente fusione con quello di Cesena è un esempio. Dobbiamo sempre di più cercare di avere dei confidi che siano dei confidi vigilati come è il nostro, perché ha tutte le garanzie, perché noi siamo controllati da Banca Italia e siamo sottoposti a tutte le normative di Banca Italia, per far sì che i confidi diventino uno strumento realmente affidabile.
Ed infine poi c'è il ruolo della tecnologia, ecco, noi riteniamo che sia fondamentale riuscire a mescolare al meglio le capacità umane con la giusta dose di tecnologia. Dobbiamo riuscire ad efficientare tutti i nostri processi, migliorare la velocità di valutazione dei rischi e garantire dei tempi di risposta adeguati. Oggi i nostri clienti, le nostre imprese hanno questa necessità. E io ho visto che da questo punto di vista, nel periodo della pandemia, dove essere veloci era un valore aggiunto, i servizi del Confidi sono stati molto apprezzati. In questa direzione io quindi l'azienda sta andando avanti, stiamo investendo molto quindi in tecnologia, abbiamo investito anche nel cambio di un sistema gestionale per andare su un sistema che possa essere più performante e molto più efficiente. Ecco, questa è una breve sintesi di quelle che sono le offerte, le possibilità che il Confidi può offrire. E io guardi, me lo lasci dire, il Confidi riunisce lo spirito imprenditoriale con la capacità di assistere le imprese dandogli tutti gli strumenti che la finanza oggi è in grado di mettere a disposizione. È un ruolo importante, è un ruolo che deve essere veicolato il più possibile, perché io ritengo che possa essere una delle chiavi per rendere tutte le nostre imprese più competitive e soprattutto per riuscire anche a lavorare in grande sinergia con tutto il mondo dei servizi finanziari. Bene, grazie ad Alessandro Spada, è stato molto, molto efficace, quindi legame con il territorio, competenza, supporto alle strategie di imprese, cercare di fare sistema complessivamente e insomma il ruolo delle tecnologie. Questo è fondamentale perché, come ci ha ricordato il Presidente Biffi prima, il 90% delle imprese è guidata da persone che hanno più di 65 anni e noi sappiamo che nell'interno delle imprese ormai le decisioni non possono essere più governate dall'impulsività o dal sentiment, le decisioni devono essere guidate dai dati e quindi servono tecnologie che supportino le strategie d'impresa, quindi è tutto estremamente collegato, quindi la ringrazio. Ora passiamo a Gianluca Savoldi, che è responsabile di Patient Capital di Unicredit, e vediamo questo tema dei capitali pazienti per una nuova partnership banca impresa. Grazie dottor Savoldi. Buongiorno a tutti anche da parte mia. Ho preso, avevo in testa una traccia delle cose che volevo raccontare, ma poi sentendo il presidente Biffi, così come il presidente Ribolla, è utile partire da degli spunti che anche mi hanno dato loro. Ho portato giusto due slide che poi vorrebbero essere la traccia del messaggio che vi voglio dare. Conciso, efficace. Tutto bene? Sì. Volevo raccontarvi da dove nasce questa iniziativa dei capitali pazienti per Unicredit. Abbiamo sentito dalla dottoressa Gervasoni della banca che sta cambiando. La banca che sta incrementando l'utilizzo di strumenti tecnologici per servire al meglio con servizi sempre più efficienti e efficaci la propria clientela. Ma la banca deve anche guardarsi attorno e capire come stanno cambiando i bisogni della propria clientela. E l'iniziativa dei capitali pazienti nasce da quei bisogni che molto bene il Presidente Biffi, così come anche nello speech iniziale del Presidente Ribolla, sono stati evidenziati. Ossia c'è un grande bisogno di managerializzare le proprie aziende, di crescere dimensionalmente, di portarsi in casa delle esperienze professionali, manageriali, che l'azienda medio-piccola difficilmente riesce ad attrarre per tutta una serie di ovvi motivi, e quindi abbiamo registrato questa forte necessità da parte della media impresa italiana di uno strumento alternativo che andasse oltre quello che la banca già fa e fa molto bene in maniera estensiva, e l'abbiamo visto dal punto di vista del lending,
Il sistema bancario presta molto alle aziende italiane, mi viene da dire forse troppo rispetto ad altri paesi europei. E quindi che cosa potevamo fare? Beh, abbiamo da una parte, come Unicredit, sul territorio nazionale siamo presenti in maniera molto estensiva, lo sapete molto bene, diciamo che circa 9 su 10 clienti di quelli che fanno parte della sua rete, Presidente Biffi, sono anche clienti nostri, quindi abbiamo un osservatorio assolutamente privilegiato. E dall'altra parte che cosa abbiamo? Abbiamo investitori istituzionali che pure sono nostri clienti, quindi sono fondi, family office, fondi sovrani, che come ben detto dalla professoressa Gervasoni, hanno una grandissima necessità di impiegare il capitale in una maniera efficiente e produttiva. E quindi come fare per gestire questa domanda e questa offerta sostanzialmente? Beh, ci siamo proposti con, andando a identificare all'interno di questi investitori, quelli che facevano tre cose molto semplicemente, che avevano l'Italia come mercato di riferimento, che facessero minoranze e che le facessero con una logica paziente. Nella nostra testa qual è la logica paziente? Quella di sedersi di fianco all'imprenditore. Deve essere un imprenditore che ha nella testa, che negli occhi questa luce, questa voglia di crescere, e provare a portare a questo imprenditore quegli strumenti che l'imprenditore da solo non riesce a sviluppare, non ha. L'imprenditore è molto bravo a fare biscotti, è molto bravo a fare bulloni, ma se deve pensare a come completare un'acquisizione, se deve pensare a come entrare in un mercato in cui non è presente, fa fatica. E questi poi sono tutti i vincoli per quella crescita che serve per portare l'azienda piccola ad essere media e poi ad essere grande e poi eventualmente a quotarsi. Mi è piaciuto un termine detto dal Presidente Ribolla stamattina, diffidenza. Diffidenza quindi nasce dalla mancata conoscenza degli strumenti. Quello che stiamo cercando di fare è portare nel modo più ampio possibile la valenza di questo strumento che è il capitale privato agli imprenditori. E perché con più conoscenza, più sale la conoscenza, minore la diffidenza. E uno strumento qual è? Potrebbe essere la banca di relazione che coinveste assieme a questi fondi. Quindi, qualora dovesse esserci un investimento da parte di uno di questi nostri partner, Unicredit coinveste un 10%. Questo permette all'imprenditore di metabolizzare meglio il concetto di apertura di capitale. Questo l'abbiamo visto nel corso di questo anno e mezzo di attività. E il fine qual è? Il fine è, l'abbiamo visto, è una slide che è quasi speculare rispetto a un'altra presentata nel corso della mattinata, ma vuole essere supporto alla crescita, quindi portarsi dentro del capitale che serve per soddisfare o provare ad aiutare in quel percorso di crescita che l'imprenditore ha in testa. Potrebbe esserci un tema di internazionalizzazione. Mi capita molto spesso di incontrare imprenditori che hanno voglia di entrare nel mercato francese piuttosto che nel mercato tedesco e non sanno come fare perché non ci hanno mai messo piede. Hanno paura, giustamente, perché ci si fa male se si entra in mercati senza sapere come muoversi. Può esserci un tema di passaggio generazionale da risolvere. Abbiamo parlato di imprenditori che hanno 65 anni. 65 anni, per quello che ho visto io, sono anche piuttosto freschi, ne ho visti anche di 70, di 80 anni, che sono molto sul pezzo, che vogliono gestire, e qui entriamo in un altro tema, il tema della separazione tra proprietà e gestione. Sarebbe interessante vedere, per esempio, e noi ce l'abbiamo come osservatorio, il confronto per esempio tra Italia e Germania, perché anche, essendo molto presenti anche in Germania, quante aziende hanno già separato la proprietà dalla gestione. Questo è un elemento fondamentale da portare al tavolo. La gestione è una cosa, la proprietà è un'altra.
Le abilità manageriali, abbiamo parlato di capitale umano, il capitale umano come tutti i fattori di produzione costa, quindi portarsi in casa dei buoni manager serve per portarsi a casa tutti quei risultati che abbiamo visto prima, ma è un elemento che costa. Portarsi dentro del capitale privato, quindi aprire il capitale a una minoranza, migliora la struttura del capitale, permette di accedere a tutti quegli strumenti come private debt e altri strumenti che alternativamente l'imprenditore da solo non riesce ad affrontare come potenziale fonte di finanziamento, perché non li conosce. Di nuovo, portarsi in casa un CFO in grado di affrontare questo tipo di tematica è un elemento importante. Qui abbiamo parlato di accompagnamento alla quotazione, è una delle potenziali uscite. Nella buona parte delle aziende che stiamo guardando, l'obiettivo 6, 7, 8 anni potrebbe essere la quotazione. C'è un passo intermedio. L'imprenditore da solo la quotazione fa fatica ad arrivarci, potrebbe fare veramente grossa fatica. Potrebbe incorrere in errori. Aprire il capitale a degli operatori che non sono soltanto finanziari, ma sono anche strategici e industriali, perché quello che portiamo al tavolo con questi investitori non è soltanto la finanza, ma è anche la competenza strategica in determinati ambiti, ecco, può far sì che questo percorso positivo di crescita e di strutturazione delle aziende possa avere una traccia positiva e soprattutto meno dolorosa per l'imprenditore che se fa le cose da solo rischia di farsi veramente molto male. Lasciatemi chiudere dicendo che lo facciamo, questa iniziativa è un'iniziativa che ha una fortissima veste istituzionale, perché crediamo molto in quello che ha detto il Presidente Biffi, nella sostanza e nel tessuto imprenditoriale italiano. Il tessuto imprenditoriale italiano permette a una banca come Unicredit di stare in piedi e di fare il suo mestiere. Stiamo cercando di cambiare la nostra pelle per adattarci a questa necessità. Questo è uno degli strumenti, è un primo passo e ce ne saranno altri in futuro. Grazie. Grazie. Grazie dottor Savoldi per aver puntualizzato una realtà che conosciamo, cioè sappiamo che nessuno si salva da solo, ma in questo caso insomma gli imprenditori hanno bisogno di questo supporto, perché abbiamo visto le sfide sono tante, ha sottolineato il tema del passaggio generazionale, questo è fondamentale perché nelle nostre imprese tipicamente si fa fatica a scindere la managerialità dall'affettività e questo crea dei problemi importanti. E esatto. Le due cose devono essere separate. Assolutamente, grazie per averlo sottolineato. Rimaniamo in una banca con Andrea Ragaini, che è vice direttore di Banca Generali, e vediamo col dottor Ragaini quelli che sono gli strumenti di Wealth Management. Buongiorno, dottor Ragaini. Grazie mille, buongiorno a tutti voi. Grazie Presidente Ribolla per l'invito, grazie alla professoressa Gervasoni per avermi inserito in questo interessantissimo panel. Noi come Banca Generali supportiamo i clienti nell'investimento, quindi siamo la parte finanziaria di tutto quell'importante premessa industriale che è stata fatta in questa prima parte della mattinata. Noi supportiamo i clienti nell'investimento, quindi ci inseriamo in quel dato che la professoressa Gervasoni ci ha rappresentato della ricchezza finanziaria delle famiglie italiane, cioè quei 4.770 miliardi di euro che rappresentano la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Molto importante, poi sapete che c'è anche la ricchezza immobiliare che è di circa 6.000 miliardi di euro. Noi lavoriamo in quei 4.700 miliardi di euro. Questi 4.700 miliardi di euro sono rappresentati prevalentemente dai mercati pubblici, cioè dalle aziende quotate o dalle obbligazioni che si trovano sui mercati quotati o sull'over the counter. Vi porto un dato che è riferito al solo mondo del private banking, che in Italia cuba circa 1,2 trilioni di euro, che però è il mondo che investe di più nei mercati privati. Allora, il totale degli investimenti nei mercati privati del mondo del private banking è alla fine del 2020 dello 0,47%. Quindi vuol dire che più del 99% dell'allocazione dei clienti private è investita nei mercati pubblici. Allora, questo dato ci fa capire quanto indietro siamo nell'accompagnare il risparmio privato delle famiglie italiane
verso l'economia reale. La notizia positiva è che però il dato è in crescita, ancora in crescita molto piccola, era lo 0,31% nel 2018, oggi è lo 0,47%. Cosa c'è dentro il mondo dei mercati privati, lato investimenti? Beh, c'è sicuramente il mondo dell'equity, private equity, c'è il mondo del capitale per le start-up, per le aziende che nascono e che si devono sviluppare, che è il venture capital, e poi c'è tutto un grosso mondo che sta crescendo tanto del debito, che rappresenta nel passivo delle aziende una parte sicuramente preponderante. È stato ben detto prima in più occasioni quanto il debito delle aziende verso il sistema bancario italiano sia alto, e certamente questa parte di private debt potrebbe compensare un pochettino questo grosso ricorso al debito delle aziende italiane. Allora la domanda che ha fatto anche prima il presidente Biffi nel suo intervento è: perché? Perché questi capitali privati non arrivano verso l'economia reale? Il presidente Biffi ha illustrato le motivazioni più legate alla parte industriale, più legate alla parte dimensionale. Io vi porto una chiave di lettura più legata all'ambito finanziario. Beh, l'abbiamo visto prima, il capitale che entra nell'economia reale deve essere un capitale paziente. E molto spesso il risparmiatore italiano non è paziente, lo vediamo proprio in tutto il processo degli investimenti. Il tentativo di rincorrere un po' i mercati finanziari, quindi entrare nei momenti in cui i mercati possono essere particolarmente allettanti e uscire appena prima delle flessioni dei mercati, è una chimera che tanti risparmiatori italiani seguono. Quindi l'essere pazienti non è tanto proprio del DNA di investimento delle famiglie italiane, quindi bisogna lavorare su questo fattore che è cruciale. Il secondo elemento, ancora una volta ribadito sia dalla professoressa Gervasoni che dal dottor Biffi, è che in effetti per investire nell'economia reale bisogna avere un orizzonte temporale di investimento piuttosto lungo, perché pensare di portare fin da subito l'efficienza e la standardizzazione del mercato pubblico nel mercato privato è di fatto impossibile. Occorre quindi aiutare, accompagnare l'investitore, accompagnare il risparmiatore nella consapevolezza che una parte del suo patrimonio, perché ne basta veramente una parte, pensiamo solo al 10-15% della ricchezza complessiva delle famiglie italiane, può essere allocato nei mercati privati. E questo è il secondo elemento, è il secondo elemento di sfida, il secondo obiettivo importante. E allora come fare questo? Io non ho chiaramente le risposte, sennò sarei veramente in un'altra posizione, però posso darvi delle suggestioni. Allora certamente il primo elemento può essere guidato dalla regolamentazione, regolamentazione in chiave europea, regolamentazione in chiave finanziaria. In chiave europea abbiamo una importantissima pietra miliare che è la Capital Market Union, che nasce sotto la commissione del presidente Juncker nel 2015 e ha proprio l'obiettivo di accompagnare il risparmio privato verso l'economia reale con una serie di strutture, una serie di strumenti, i fondi di investimento alternativi riservati e soprattutto non riservati, le cartolarizzazioni e anche uno strumento che inizia a essere presente anche nel mercato finanziario italiano, che è quello degli ELTIF, gli European Long Term Investment Funds, che sono degli strumenti che consentono al risparmio privato retail, cioè non al risparmio dei clienti professionali, di arrivare direttamente a finanziare l'economia reale. Quindi la regolamentazione può giocare un ruolo importantissimo, anche la regolamentazione italiana. Noi, sapete, a livello finanziario abbiamo due grossi mondi di investimento, il primo è quello dei clienti retail, che è rappresentato dalla gran parte delle famiglie italiane, l'altro rappresentato dagli investimenti e dagli investitori professionali, una piccolissima parte. Vi do un numero: in Banca Generale abbiamo 300.000 clienti retail e solo 3.000 clienti professionali. Quindi l'obiettivo della regolamentazione è consentire al cliente retail di entrare con delle regole magari di prudenza nel mondo dei mercati privati. Quindi regolamentazione è il primo fattore. Fiscalità, è stato detto ancora una volta dal presidente Biffi in modo molto chiaro, certamente gli incentivi fiscali servono. Quando i PIR si sono affermati, la leva è stata sicuramente quella dell'economia reale, ma unita con il risparmio fiscale. Se l'investimento viene detenuto per più di 5 anni c'è l'esenzione dall'imposta del capital gain, quindi un vantaggio fiscale agli italiani, al risparmiatore italiano piace molto l'opportunità fiscale.
Altri incentivi fiscali che abbiamo visto hanno funzionato molto bene, già ricordati, il finanziamento alle start-up e alle PMI innovative, che dà un credito d'imposta del 30% all'investitore, è sicuramente un obiettivo che, se esteso alla piccola e media impresa, darebbe dei contributi importanti. Quindi la fiscalità è un secondo grosso elemento. E poi un altro elemento, esco un po' dal mio campo, che è stato già ricordato, è quello di aiutare le piccole imprese, questo 87%, che è un numero straordinariamente importante, io non ce l'avevo in mente in modo così forte, delle piccole aziende italiane e anche una parte del 6% delle medie aziende italiane, verso delle regole di buona governance che aiutano il mondo degli investimenti. Sapete, le regole di buona governance sono facili da scrivere, difficili da attuare, ogni tanto sono anche faticose. Vi porto un aneddoto, se me lo permetti, professoressa Gervasoni, è un esempio che riguarda te. Noi, nelle regole di buona governance, come tutte le banche quotate, abbiamo un numero di mandati massimo che può essere ricoperto dai consiglieri indipendenti. Con grandissimo rammarico, la professoressa Gervasoni, nel corso del mese di aprile, ha terminato questo massimo periodo ed è dovuto uscire dal Consiglio di Banca Generale. Questa è una cosa che fa fatica, quindi le regole di buona governance sono molto utili perché aiutano dei principi di rigore nella gestione delle aziende, di alternanza dei ruoli nella gestione delle aziende, che sono tanto importanti, ma sono difficili da applicare. Quindi mi rendo conto che siano difficili da applicare soprattutto per le piccole aziende italiane, ma sono tanto importanti perché le regole di buona governance aiutano i capitali privati ad arrivare verso l'economia reale. La tendenza, chiudo, è decisamente importante. Noi vediamo un crescente interesse verso i mercati privati. Come banca abbiamo creato un progetto che si chiama Banca Generali for Real Economy, che è un progetto di ampio respiro che ha l'obiettivo proprio di costruire, realizzare strumenti di investimento che accompagnino il risparmio privato verso l'economia reale. Occorre un piano di educazione importante. Noi lavoriamo tramite i nostri 2200 consulenti finanziari perché anche loro devono essere formati all'utilizzo degli investimenti nei mercati privati, che sono tanto diversi dagli investimenti nei mercati liquidi, in cui c'è un bid e un offer ogni secondo della giornata sul prezzo dell'azione sottostante. Ma certamente occorre poi lavorare tanto anche sulla formazione culturale dei risparmiatori italiani, che sono stati un po' imbrigliati per tanti anni verso il semplice investimento rappresentato dai titoli di Stato italiani, che venivano comprati a 100, venivano rivenduti a 100 e nel frattempo davano anche una cedola che era particolarmente interessante. Quindi è un percorso che noi vediamo molto vigoroso e che è incominciato. Ancora i numeri non si vedono, ma la bella notizia è che quando i numeri sono piccoli, i tassi di crescita sono straordinariamente visibili. Il lavoro che fa l'AIFI della professoressa Gervasoni, che fanno anche tante altre associazioni come l'associazione del private banking, ha proprio l'obiettivo di mettere nelle condizioni sempre più il cliente privato di avere un'alternativa di investimento rispetto ai mercati pubblici. Il premio di illiquidità che oggi i mercati privati possono offrire in un periodo, pensiamo essere prolungato, di tassi molto prossimi allo zero o addirittura negativi, potrà essere di grande impulso per lo sviluppo di questa fascia. Non dimentichiamoci però il tema regolamentare e il tema fiscale. Grazie mille. Bene, grazie ad Andrea Ragaini per essere stato così preciso e conciso. Beh, credo che il tema culturale sia da affrontare a due vie. Da una parte abbiamo appunto dei risparmiatori che devono avvicinarsi all'economia reale, dall'altra abbiamo le piccole e le medie imprese che devono attingere ad altri strumenti finanziari. Quindi ci auguriamo anche con questo evento di lavorare ad incrementare o a fare cultura su questi temi. Quindi io ringrazio a tutti i nostri relatori, Marco Tajana, Alessandro Spada, Gianluca Savoldi ed Andrea Ragaini, li ringrazio. E noi passiamo ora al prossimo panel. Potete accomodarvi. Noi avevamo in programma una pausa a caffè che sacrifichiamo, poiché abbiamo iniziato con qualche minuto di ritardo e quindi proseguiamo con i nostri lavori. E nel nostro prossimo panel i relatori saranno collegati
collegati da remoto e vediamo quelli che sono gli strumenti per le imprese che vengono forniti dalle istituzioni. Abbiamo visto, i nostri relatori sono stati davvero molto molto efficaci nel panel precedente a raccontarci come strumenti possono mettere in campo per avvicinare il risparmio all'economia reale. Io vedo già che i nostri relatori sono collegati. Con noi abbiamo Giovanni Rallo, che è direttore generale di Finlombarda, Ernesto Somma, che è responsabile dell'area incentivi e innovazione di Invitalia, e Gabriele Todesca, che è Head of Division Equity e Partnership di European Investment Fund. Credo che siano tutti collegati, quindi possiamo iniziare il nostro panel con Giovanni Rallo. Vediamo. Giovanni, dottor Rallo, ci sente? Forse se la regia mi può dare un'indicazione in merito all'audio di Giovanni Rallo, perché vorrei partire dal suo intervento. Vediamo. Abbiamo parlato di tecnologia fino adesso, quindi adesso sento un segnale. Ah, lo state... Beh, allora facciamo, direi di passare al relatore successivo. Come? Dottor Rallo, ci sente? Io la sento, ah, voi? Perfetto. Allora abbiamo ristabilito l'audio. Buongiorno, benvenuto al nostro incontro. Qui siamo nell'ambito della World Manufacturing Week. Vediamo adesso qual è il supporto delle istituzioni nei confronti delle imprese. Quindi lascerei la parola a lei, o come l'ho presentata, lei è direttore generale di Finlombarda. Quindi vediamo quali sono i programmi di sviluppo economico a supporto delle imprese. Prego. Allora, buongiorno, grazie dottoressa. Allora, vorrei fare solo prima un po' un flash sul panorama del manufatturiero lombardo, dove diciamo ormai da decenni si sta vivendo una tendenza alla terziarizzazione, con una crescita più o meno diffusa di contenuti e attività legate ai servizi, ma la manifattura resta il cuore pulsante del sistema produttivo. E ne è chiaro un esempio la Lombardia, che diciamo come il resto del paese, però con una spinta e dinamiche più accelerate, grazie al manufatturiero è riuscito ad affrontare ed uscire dalle due crisi precedenti, quella finanziaria e quella dei debiti sovrani. E quindi io direi che oggi ha ragione, può e forse deve ancora di più puntare sul manufatturiero come volano di ripartenza per il post pandemia. E i dati ci danno ragione, nel senso che nel secondo trimestre di quest'anno il manufatturiero lombardo ha registrato una crescita del 3,7%, che rapportato allo stesso periodo dell'anno precedente significa un salto del 32%. E questo portando, spinto sia da ordini interni che da ordini esterni, che sono, diciamo, hanno superato i livelli pre-crisi. Certo, la situazione complessiva diciamo non è, è tutt'altro che uniforme. Abbiamo il manufatturiero artigiano che sta registrando una controtendenza, quindi con un calo dello 0,5, e anche nel manufatturiero diciamo industriale viviamo, ci sono alcuni settori che soffrono più di altri, e questi dal tessile, moda e anche i sistemi di trasporto. Quindi diciamo che pur spinti da questo ottimismo giustamente alimentato dalla congiuntura, non si può dimenticare quelli che tutto il settore
e l'economia in generale hanno dovuto subire in un anno e mezzo di pandemia, no? La produzione lombarda è diminuita del 10%, con un calo dei fatturati medi intorno al 6% e una contrazione degli investimenti programmati per superiore circa al 13%. E direi che, come tutti le post-crisi, non bisogna sottovalutare quelli che sono, diciamo, le conseguenze, no? E le lezioni apprese nel corso del 2020, no? Abbiamo vissuto delle interruzioni di sistemi di fornitura che hanno praticamente bloccato intere catene globali del valore, e ciò, seppur con dinamiche differenze, ha avuto riflessi anche sulle imprese lombarde, con imprese, diciamo, con differenti impatti. Un quinto delle imprese lombarde che vivevano di una supply chain, diciamo, più di matrice europea, ne sono state impattate, e addirittura fino al 30% di quelle imprese che vivevano di una supply chain di sistemi di fornitura dalla Cina. Beh, questo ci insegna che forse un ripensamento in questo ambito è probabilmente necessario, e che opportune politiche di reshoring, lungi, no? Lontano da un campanilismo territoriale, però sicuramente possono migliorare la resilienza di intere filiere produttive. In definitiva, direi che per guardare alle imprese lombarde va tenuto conto sia della positiva congiuntura economica, sia degli impatti, appunto, che un anno e mezzo di crisi hanno portato. Abbiamo vissuto un momento, secondo me, storico di, io forse chiamerei di pace tra tre attori dello Stato, che sono appunto le banche, le imprese e lo Stato, dove ognuna in questo momento storico ha fatto la loro parte. Le imprese ovviamente hanno fatto la loro parte nel vivere e cercare di superare il processo di crisi. Le banche e il sistema creditizio nel suo insieme ha messo a terra uno sforzo mai visto nel fornire liquidità, soprattutto nel momento di picco della crisi, e lo Stato anch'esso ha supportato con un intervento pubblico direi altrettanto eccezionale, no? I numeri sono significativi se pensiamo a le domande accettate di garanzia, richieste di garanzia al fondo centrale. Le imprese lombarde, solo per citare due dati, dall'entrata in vigore del Cura Italia a fine 2020, le richieste approvate su imprese lombarde sono state circa 275.000, per un ammontare di prestiti complessivi di circa 27 miliardi, se pensate che nel 2019 il totale di questi prestiti erano 3 miliardi e mezzo circa. Ed è proprio il manufatturiero che in questa fase ha, diciamo, usufruito più di altri settori delle garanzie pubbliche. Per esempio, il settore, il terziario, ha più usufruito delle moratorie, poi anche all'interno del terziario ovviamente ci sono stati dei sottosettori, quelli più impattati, che ne hanno usufruito più di altri. Però qual è la conseguenza? La conseguenza è che oggi questa ingente fornitura di liquidità fatta tramite debito è qualcosa che può portare a avere anche degli effetti
distorsivi nel lungo termine. Cioè, e quindi a mio avviso bisogna pensare un po' a una way out dal debito bancario, no? Che appunto, pur avendo rappresentato un supporto fondamentale e strategico per garantire le esigenze di liquidità, beh, oggi probabilmente bisogna valutare se questo ricorso eccessivo all'indebitamento in certi casi possa essere da impedimento per la crescita futura delle imprese. E quindi i mezzi, in questo senso mi piace citare l'iniziativa di Regione Lombardia, in particolare dell'assessorato sviluppo economico, iniziativa poi gestita da Fillombarda, iniziativa nota con il nome Patrimonio Impresa, dove proprio per cercare di, ovvio non è una soluzione definitiva, ma per venire incontro alle piccole e medie imprese lombarde, ci siamo resi conto che si necessitava anche di interventi lato equity, lato struttura patrimoniale. E quindi è stata messa in campo questa iniziativa che prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per quelle imprese che vogliano trasformarsi in società di capitali e quelle imprese già società di capitali che vogliono aumentare il proprio capitale. No, e qui Regione Lombardia contribuisce con dei contributi a fondo perduto in proporzione, in una percentuale dell'aumento di capitale realizzato, con un limite che può arrivare a un limite massimo di 100.000 euro come contributo a fondo perduto. Poi ci sono, tornando a quello che si diceva prima, no? Una way out dal debito bancario, beh, sempre più sarà necessario anche ricorrere a forme alternative di sostegno finanziario, no? Alcune sono state illustrate dai relatori precedenti. Ovvio che queste forme di alternative possono andare sia dal lato debito sia dal lato equity. No, lato debito ha sempre in sé diciamo il problema che prima o poi deve essere ripagato, ma certo magari ricorrendo a forme alternative al canale bancario forse si riescono a ottenere delle strutture di debito più elastiche nella loro composizione e nelle loro anche modalità di restituzione, no? Abbiamo visto come anche nel periodo di crisi le emissioni e quindi sottoscrizioni di strumenti quali i mini bond e i basket bond nelle varie, diciamo, peculiarità hanno avuto una crescita importante in diverse regioni italiane, dove diversi sono stati anche gli interventi congiunti tra privato e pubblico, e anche Regione Lombardia ha fatto la sua parte attraverso Fillombarda, dove abbiamo due strumenti a supporto degli investimenti, e gli investimenti in questo caso sono di qualsiasi natura, che possono essere in macchinari come pure investimento quale processi di acquisizione, di aggregazione, di passaggi generazionali. E quindi abbiamo messo a punto due iniziative, uno che riguarda la sottoscrizione appunto di mini bond con durate fino a 10 anni, con possibilità di modalità di rimborso fatte su misura, con possibilità di preammortamenti molto lunghi fino a 36 mesi e possibilità appunto di ripagamento sotto forma balloon o addirittura bullet. E un'altra iniziativa. Ecco, dottor Rallo, noi abbiamo un tempo che è tiranno questa mattina, quindi le chiederei di concludere. No, concludo dicendo che
La considerazione è il manufatturiero è perno per supportare la crescita del sistema paese e qui bisogna poi pensare a ragionamenti alternativi a quello che è il debito, ma soprattutto anche ai processi di aggregazione, perché la competizione soprattutto nei mercati esteri lo si fa tramite delle masse critiche più significative. Grazie dottor Rallo. Ecco, grazie. Ecco, strumenti alternativi al debito, come vediamo, ce ne sono. Bisogna conoscerli, bisogna portarli a conoscenza delle nostre imprese lombarde. Quindi questo è l'obiettivo di questa mattina. Passerei ora la parola ad Ernesto Somma, che dicevo è responsabile dell'area incentivi e innovazione di Invitalia. Buongiorno, dottor Somma. Buongiorno a tutti, grazie innanzitutto alla World Manufacturing Foundation e ai colleghi di LIUC per averci invitato come Invitalia a questa interessante giornata di riflessione. Gli strumenti che Invitalia mette a disposizione per il finanziamento degli investimenti realizzati sia da piccole e medie imprese che da imprese di grandi dimensioni, si è andato arricchendo nell'arco degli ultimi 12-18 mesi, avendo affiancato ai tradizionali strumenti di incentivazione che sostengono l'investimento delle imprese in attivi materiali, quindi impianti, ma anche in ricerca e innovazione, con nuovi strumenti finanziari che invece tendono ad incidere su alcuni dei temi che sono stati oggetto poi degli interventi precedenti. Io oggi vorrei rapidamente, nei pochi minuti concessi, concentrarmi su tre nuovi strumenti che credo possono essere di grande interesse per le imprese, per le PMI in maniera particolare, ma anche per quelle più grandi. Sappiamo che in questa fase si sommano due grandi eventi. Da un lato un evento negativo, che è evidentemente quello della pandemia, che ha determinato effetti che indipendentemente poi dalla prosecuzione della pandemia producono effetti negativi di più lungo periodo, e dall'altra parte invece un evento storico positivo che è il PNRR. Siamo di fronte, cioè, da un lato a una condizione di difficoltà di liquidità da parte di molte imprese come conseguenza appunto degli effetti negativi della pandemia, e dall'altro vi è un'occasione, direi ripetibile o comunque non vista prima in queste dimensioni, per finanziare quello che è un vero e proprio cambiamento della nostra struttura produttiva. Quindi diciamo la sommatoria di questi due effetti determina, ancor più che in passato, il tema ovviamente non è nuovo, la necessità di individuare modalità attraverso le quali l'accesso alla finanza, quindi ai capitali, sia assicurato alle imprese che oggi, oltre a dover recuperare un gap accumulato a causa della pandemia, sono chiamate dalla politica che in generale ha stabilito l'Unione Europea e anche il governo italiano a fare un salto che è molto importante sia in termini di specializzazione e capacità di svolgere attività di ricerca e di innovazione. Vengo rapidamente ai nostri nuovi strumenti. Noi abbiamo lanciato nel febbraio di quest'anno un fondo che si chiama Fondo Salvaguardia, che è un fondo di turnaround che opera a favore di grandi imprese o di imprese detentrici di marchi storici, e che serve ad accompagnare appunto il processo di turnaround di imprese che siano entrate in difficoltà successivamente al 31 dicembre del 2019. Il fondo opera in una modalità a mercato, quindi realizza investimenti insieme ad altri investitori privati che apportino almeno il 30% dell'investimento per finanziare appunto progetti di turnaround di imprese in difficoltà. La modalità nuova con la quale abbiamo inteso attivare questo fondo ci ha richiesto, come dire, uno sforzo di allineamento anche delle modalità operative
di un soggetto pubblico quale Invitalia è, al di là della sua natura societaria, con le prassi, le aspettative, le metodologie degli investitori privati. In questo credo abbiamo fatto uno sforzo utile in pochi mesi, appunto da febbraio al 5 di ottobre di quest'anno abbiamo già deliberato 7 operazioni che hanno riguardato per lo più grandi imprese operanti in settori molto diversificati tra di loro. Andiamo dal settori di più tradizionale specializzazione del nostro paese a quindi dalla moda all'alimentare, ma anche all'aerospazio. Il fondo ha una dotazione importante, 300 milioni di euro, ed è operativo ancora negli anni a venire. Quindi su questo strumento abbiamo registrato anche un significativo interesse di fondi specializzati in turnaround, ma anche di investitori industriali che hanno inteso appunto partecipare a queste operazioni di turnaround di imprese in difficoltà. Un secondo strumento sempre destinato alle grandi imprese, che non ha però la natura appunto di un investimento in equity, ma è invece uno strumento meramente di finanza, è il fondo Grandi Imprese in Difficoltà. Questo è un fondo che ha una dotazione di 400 milioni di euro, è attivo dal 20 di settembre e sostanzialmente finanzia imprese grandi imprese che versino in condizioni di difficoltà, può erogare prestiti sino ad un valore di 30 milioni di euro e il rimborso dei quali avviene in un arco temporale di 5 anni con un anno di preammortamento sostanzialmente. Questo è uno strumento che si inserisce nel quadro più generale che è il cosiddetto temporary framework che la Commissione europea ha fino ad oggi esteso sino al 31 dicembre di quest'anno, ma sappiamo dalle discussioni che sono in corso in questo momento a Bruxelles che è probabile una estensione del temporary framework sino alla prima metà del prossimo anno, il che allungherebbe anche la possibilità di ricorso a questo fondo. Le regole di accesso sono anche in questo caso relativamente semplici ed è uno strumento che in queste poche settimane, ripeto, è attivo dal 20 di settembre, ha già fatto registrare un significativo interesse da parte di imprese che si trovano a dover finanziare, diciamo, l'uscita in qualche modo dalla pandemia. Un terzo strumento è invece un fondo che si chiama Fondo Cresce al Sud, è uno strumento di private equity che accompagna la crescita dimensionale e lo sviluppo di PMI localizzate nelle regioni del Sud Italia. L'operatività di questo fondo è molto simile, analoga alla descrizione dell'intervento del patient capital di Unicredit che il dottor Savoldi ha fatto pochi minuti fa. Anzi, a questo scopo io coglierei l'occasione magari per stabilire un rapporto di collaborazione possibile. Il fondo investe, dicevo, in PMI meridionali, opera a condizioni di mercato, è obbligatorio che il nostro investimento sia accompagnato da un investimento pari passo di un investitore privato. Siamo anche noi tendenzialmente investitori pazienti e quindi immaginiamo una uscita dall'investimento nell'arco di 5-7 anni. La dotazione complessiva è significativa, sono 250 milioni di euro. Anche questo è uno strumento relativamente recente, è stato varato nel dicembre dello scorso anno e ad oggi ha già deliberato 3 operazioni, ne ha altre 10 in pipeline in fase di istruttoria. Anche in questo caso è fondamentale che il nostro investimento, come dicevo, si accompagni a quello di un investitore privato indipendente e operiamo in questo caso su un segmento di imprese, le PMI, in un territorio, quello meridionale, dove
le difficoltà che venivano prima descritte da diversi interventi rispetto alla disponibilità delle PMI ad aprirsi a capitale di rischio apportato da soggetti diversi dalla struttura familiare sono particolarmente forti. Ci rendiamo conto però che questo è uno strumento che può essere molto utile per le PMI meridionali, soprattutto nelle fasi, diciamo, di passaggio generazionale o di riordino dell'assetto proprietario che molto spesso vede componenti numerose di una famiglia con diversi interessi in una certa fase di sviluppo dell'impresa, e questo può essere uno strumento che aiuta, diciamo, a superare questa fase e anche a portare queste imprese su un sentiero di crescita che passa anche attraverso una razionalizzazione della propria organizzazione, una maggiore disciplina, se vogliamo, anche finanziaria nella gestione della stessa. Il terzo, diciamo, l'ultimo strumento che vorrei richiamare è il contratto di sviluppo. Questo è uno strumento che sostiene l'investimento di grandi progetti di investimento, la dimensione minima del settore manifatturiero è di 20 milioni di euro. È uno strumento che ormai data di molti anni, ma che sarà nell'attuazione del PNRR uno dei principali meccanismi di erogazione di aiuti pubblici. In un mix darà fondo perduto e finanziamento agevolato, che diciamo, sarà utilizzato sui tre grandi filoni del PNRR che hanno a che fare appunto con la transizione ecologica energetica, l'innovazione nelle filiere produttive nazionali e la filiera della mobilità sostenibile. Credo che questi strumenti, anche sulla base dell'esperienza ormai pluriennale che abbiamo accumulato, sono certamente rispondenti alle esigenze di imprese che vogliano investire, innovare o crescere dimensionalmente. Abbiamo bisogno, perché questi strumenti producano il massimo, diciamo, dell'impatto possibile, di instaurare rapporti utili anche con altri soggetti privati o altri enti pubblici che hanno finanza o strumenti analoghi ai nostri, in maniera da supportare in maniera più completa possibile le imprese. Grazie. Grazie dottor Somma, grazie per aver sintetizzato i vostri strumenti. Mi fa piacere anche che abbia citato degli strumenti particolari per il sud. Insomma, ci siamo concentrati sulla Lombardia, ma siamo all'interno della World Manufacturing Week, quindi ci diamo una prospettiva che certamente esce dai confini di questa regione, ed è importante anche uscire da una narrazione che vede il sud come un deserto industriale, cosa che assolutamente non è. Se il nostro mezzogiorno fosse una dei 27 paesi dell'Unione, sarebbe all'ottavo posto come produzione industriale. Questo non lo dico io, lo dice Gregorio De Felice, insomma, il nostro chief economist di Intesa San Paolo, quindi ci possiamo fidare. Però è importante insomma, avere uno sguardo che non è limitato alle istituzioni o imprese che possono dare un contributo alle nostre imprese solo italiane. È giusto guardare anche all'Europa, e quindi con noi c'è Gabriele Todesca, che è Head of Division Equity Partnership di European Investment Fund, quindi vediamo a livello comunitario quali sono gli strumenti per sostenere le nostre imprese. Grazie, buongiorno a tutti, spero che mi possiate sentire bene. La sentiamo benissimo. Dunque, l'intervento di oggi volevo presentare prima di tutto il Fondo Europeo per gli Investimenti. E poi farò una breve carrellata di alcuni dei programmi, alcuni dei prodotti che abbiamo a disposizione delle imprese europee e italiane. Il Fondo Europeo per gli Investimenti fa parte del gruppo BEI, quindi della Banca Europea per gli Investimenti, e all'interno del gruppo si occupa di quello che sono alcuni strumenti finanziari, quindi soprattutto strumenti di tipo garanzia e private equity venture capital. Io all'interno del Fondo Europeo mi occupo della parte equity, quindi private equity e venture capital,
in particolare delle partnership che abbiamo nei vari paesi europei. Dal lato equity, il Fondo Europeo è uno dei più importanti investitori europei nel settore private equity. Siamo il più importante investitore nel settore del venture capital. E cipolletta collegato. E quindi in questo senso siamo molto attivi in tutti i paesi europei. Siamo attivi attraverso un approccio che è quello del fondo di fondi. È un approccio indiretto, quindi noi non investiamo direttamente in imprese, noi investiamo in intermediari finanziari, per lo più fund manager, quindi società di gestione, che a loro volta investono in imprese. Le strategie in cui investiamo sono molte, sono praticamente tutte, escludiamo alcune strategie che non hanno un valore aggiunto dal punto di vista policy, come real estate per esempio o poche altre. Però siamo attivi sulla maggior parte delle strategie all'interno del settore, quindi facciamo early stage, venture capital, late stage, prodotti focalizzati sulle successions, quindi sul trasferimento di imprese, il turnaround, imprese in difficoltà, fondi di debito, eccetera. Noi agiamo in base a delle regole di mercato e quello che applichiamo sono strumenti di mercato, quindi noi non eroghiamo contributi, non abbiamo grants, no? Noi ci affianchiamo al settore privato, quindi noi quando investiamo in fondi di investimento tendiamo sempre a essere una componente importante del capitale di questi fondi, però sempre a fianco a investitori privati, da un lato perché noi vogliamo comunque assecondare quello che sono dei trend che già esistono nel settore privato, secondo perché non vogliamo sostituire il settore privato. Questo non è l'obiettivo della nostra istituzione, è quello di sostenere e non sostituire il settore privato. Oggi per questo intervento volevo parlare in particolare di due programmi che sono un po' complementari, sono due programmi su cui abbiamo lavorato nell'ultimo anno, diciamo. Uno è EGF, European Guarantee Fund, il Fondo Europeo di Garanzia, fa parte del pacchetto di misure anti-Covid che erano state approvate ancora dal Consiglio Europeo nell'aprile del 2020. E l'altro è un programma più recente che abbiamo lanciato in cooperazione con Cassa Depositi e Prestiti sul segmento del technology transfer, quindi il trasferimento tecnologico. Per quanto riguarda il primo, il Fondo Europeo di Garanzia, come dicevo, è stato approvato nell'aprile 2020, aveva l'obiettivo di aiutare le imprese che erano state danneggiate o che si prevedeva potessero essere danneggiate dagli effetti della pandemia. Questo programma è stato approvato appunto in aprile, è diventato operativo verso la fine dell'anno scorso. È un programma che ha una dotazione di 25 miliardi di euro, di cui 5 miliardi sono riservati a strumenti di tipo equity, quindi strumenti comunque focalizzati sui prodotti di cui parlavo prima, investimenti in fondi, strategie indirette. I fondi in cui investiamo in questo programma sono, diciamo, di 5 tipi, abbiamo 5 sottoprodotti. La prima, diciamo, una categoria generalista, quindi fondi, nuovi fondi con un obiettivo generalista, fondi di turnaround, fondi di debito. Poi abbiamo una modalità intervento che riguarda il top up, quindi un'aggiunta a fondi già esistenti, nel caso in cui questi fondi non siano più in grado di mantenere attivi gli investimenti che hanno già effettuato. E poi un intervento di tipo secondario, quindi nel caso in cui alcuni fondi abbiano problemi non tanto con le imprese nel loro portafoglio, ma con gli investitori che li hanno sostenuti, se uno di questi investitori dovesse essere non più in grado di
sostenere il suo investimento, diciamo, noi possiamo subentrare a questo investitore per permettere al fondo di continuare la sua attività. L'idea fondamentale di questi prodotti all'interno del fondo europeo di garanzia è che molte delle aziende italiane e europee hanno subito dei danni economici come conseguenza della pandemia e che questi danni economici sono difficili da riparare con degli strumenti, diciamo, di puro debito, mentre invece quello che serve a molte di queste aziende è un rafforzamento del loro capitale, quindi dell'equity. In Italia noi abbiamo già fatto alcuni investimenti utilizzando questo strumento, abbiamo 10 operazioni che sono già firmate o deliberate e ne abbiamo un'altra decina nel pipeline, quindi questo diciamo potrebbe essere un programma europeo che comunque ha, siamo riusciti anche a investire in maniera significativa in Italia. L'altro programma di cui volevo parlare è diciamo questa nuova partnership che abbiamo annunciato pochi giorni fa con Cassa Depositi e Prestiti. È una partnership che è focalizzata sul trasferimento tecnologico. Cos'è il trasferimento tecnologico? Fondamentalmente diciamo la logica di questo programma parte da un dato di fatto che è un'osservazione di quello che è la situazione della ricerca in Italia, cioè che l'Italia produce ricerca accademica di altissima qualità, quindi noi siamo ai vertici delle classifiche mondiali per quanto riguarda la qualità della nostra ricerca accademica, ma quando poi si tratta di tradurre questa ricerca in applicazioni industriali, tecnologia, eccetera, business, purtroppo non abbiamo le stesse capacità che hanno altri paesi sviluppati di tradurre appunto questa ricerca in opportunità di business. Quindi il trasferimento tecnologico è proprio questa possibilità di prendere progetti, idee, prototipi che escono dai laboratori dell'università e farli diventare imprese. Avevamo iniziato questa cooperazione con una prima edizione di questo programma che si chiamava Itatech, l'abbiamo lanciato nel 2016, sempre con Cassa Depositi e Prestiti. Era un programma da 200 milioni di euro, con diciamo fatto metà-metà tra il Fondo Europeo e Cassa Depositi e Prestiti. 200 milioni di euro che sono già stati investiti. Abbiamo lanciato 5 fondi con questi soldi, 5 fondi che hanno diciamo dei focus settoriali complementari, alcuni focalizzati sulle scienze della vita, altri sulla tecnologia, la robotica. E ci sono già degli effetti, anche se ovviamente i fondi sono stati lanciati negli ultimi 3-4 anni, quindi stanno ancora investendo, ci sono già degli effetti preliminari positivi. Quindi abbiamo visto che prima di tutto siamo riusciti a tirare 100 milioni di risorse da privati, quindi ai 200 milioni investiti da FEI e CDP si sono aggiunte 100 milioni di risorse private che sono andate a sostenere questi fondi. Poi ovviamente a loro volta i fondi, quando investono in imprese, coinvestono spesso anche con altri privati, quindi diciamo, l'effetto leva sul capitale privato è ancora maggiore. Poi abbiamo creato praticamente un segmento del settore del private equity in Italia che non esisteva prima, nel senso che abbiamo lanciato 5 operatori che sono operatori specializzati su questo segmento, abbiamo creato un ecosistema, abbiamo contribuito a creare un ecosistema, quindi ad oggi ci sono una ventina di investment professionals che sono focalizzati su questo segmento, che prima non c'erano, prima ovviamente le persone c'erano ma erano focalizzate su altre tematiche o altri settori che magari comprendevano la parte del technology transfer, però non in maniera così mirata.
E poi abbiamo anche svolto un'attività di divulgazione di quello che è quello che sono gli obiettivi del programma, ma non solo, anche di quello che sono le best practices internazionali. Abbiamo incontrato praticamente tutte le università, centri di ricerca italiane, abbiamo spiegato qual è l'obiettivo del programma, abbiamo cercato di mettere in contatto attori complementari, e questo appunto è l'impatto ottenuto con la prima edizione del programma. La seconda edizione del programma, che è quella che abbiamo lanciato pochi giorni fa, ha una dotazione che è simile a quella del primo, anche se un po' più alta, stiamo parlando di 260 milioni, sempre metà e metà, fra Cassa Depositi e Prestiti, Venture Capital e il Fondo Europeo per Investimenti. Ha un focus simile a quello della prima edizione, anche se dal punto di vista settoriale è leggermente spostato più sul late stage, nel senso che ci sono altri operatori che sono attivi in Italia, tra gli altri anche Cassa Depositi e Prestiti in maniera diretta, che possono investire e che hanno degli strumenti specifici per investire in quello che si chiama proof of concept, quindi la primissima parte, ci sono prototipi da creare, per esempio all'interno dei laboratori, delle università. Quindi il nostro programma si posiziona rispetto al primo, che comprendeva anche queste primissime fasi dei progetti, si posiziona come successivo in questo caso. Ecco, noi siamo arrivati al termine del nostro tempo, quindi le chiederei di concludere. Avevo praticamente finito, quindi l'ultima cosa è che appunto questo nuovo programma è anche organizzato in maniera complementare a quello che è l'attività di Cassa Depositi e Prestiti con i loro Technology Transfer Hubs, quindi questa strategia di creare degli hub specializzati sul Technology Transfer. Quindi questo è quello che volevo spiegare, vi ringrazio molto. Grazie. E buon proseguimento. Grazie dottor Todesca, ci ha presentato un vero e proprio ecosistema, naturalmente queste sono pillole, ma poi ci sarà occasione per approfondire gli strumenti nel dettaglio, quindi io ringrazio tutti i relatori di questo panel, Giovanni Rallo ci ha già salutati, Ernesto Somme, Gabriele Todesca. Arrivederci. Grazie molte per essere stati virtualmente con noi, e adesso questo è un momento attesissimo perché presentiamo due case history, quindi presentiamo due storie e vediamo come queste aziende ce l'hanno fatta, come con quali strumenti finanziari. Vi presento la prima, è con noi Matteo Colombo, che è presidente di Evor SRL. Prego. Grazie a tutti. Innanzitutto voglio ringraziare il presidente Ribolla, la professoressa Gervasoni e tutto la World Manufacturing Foundation per questa opportunità e questo invito. Innanzitutto io faccio l'imprenditore. Ho studiato ingegneria, non ho un background in economia, quindi cercherò di dare un taglio completamente diverso al mio intervento. Sono il presidente di Evor, che è una startup innovativa che è nata per sviluppare una piattaforma software dedicata al reclutamento di personale tecnico nel mondo industriale. E sono qui per raccontare la mia storia, la nostra storia. Il nostro percorso nasce anni fa, negli Emirati Arabi, ad Abu Dhabi precisamente, che è una terra di grandi investimenti industriali, specie nell'oil and gas, dove il nostro settore trova la maggiore applicazione. Negli interventi precedenti, sia della professoressa Gervasoni che del presidente Bifi, abbiamo sentito una domanda che è tipico ascoltare: cosa cambierà? Bene, questa è una domanda che molto spesso fanno anche a me: cosa cambierà nel nostro settore nei prossimi 10 anni? È una domanda molto interessante che meriterebbe un approfondimento, ma ancor più interessante è la domanda che quasi nessuno mi fa mai: cosa non cambierà nel nostro settore nei prossimi 10 anni? E abbiamo analizzato questo quesito perché per fare impresa bisogna partire da delle certezze, ma bisogna partire da dei punti fissi.
E quindi abbiamo sintetizzato in quattro elementi quelli che sono certamente i punti e gli aspetti che non cambieranno nei prossimi 10 anni, ma probabilmente anche oltre. Uno, la necessità di competenza nella selezione. Selezionare dei talenti è importante, averne le competenze è fondamentale. Due, la necessità di selezionare talenti competenti e preparati, quindi la necessità di trovare dei candidati giusti. La terza è certamente le necessità finanziarie, le necessità che servono alle imprese che hanno voglia di sviluppare un prodotto o un'iniziativa, i fondi necessari per farlo. E la quarta è certamente l'innovazione. Questo è quello che chiede il mercato, quello che rimarrà inalterato. I clienti hanno la necessità quindi di uno strumento globale, digitale ed efficace, per selezionare accuratamente e rapidamente le risorse chiave dei loro progetti. RecPlace è la piattaforma che abbiamo sviluppato, intercetta questi bisogni, ha compreso i limiti delle soluzioni attualmente disponibili, ha elaborato una metodologia tecnologica nuova, creando una piattaforma digitale, efficace, economica e globale, in grado di reclutare sul mercato internazionale. Un ambiente virtuale dove i clienti e i selezionatori interagiscono, creando il matching tra domanda e offerta. La necessità di competenze nella selezione l'abbiamo affrontata mettendo al centro del progetto proprio dei reclutatori fisici, esperti nella ricerca e selezione, indipendenti e professionisti, con la propria banca dati, con le proprie capacità, sparsi per il mondo. Abbiamo annullato il gender gap e abbiamo tolto tutti quelli che sono i vincoli legati al luogo e agli orari di lavoro. La necessità poi, come da quello che dicevo prima, di candidati competenti, l'abbiamo appunto risolta proprio in conseguenza dell'utilizzo di recruiter e quindi di selezionatori professionisti. Abbiamo eliminato tutte quelle che sono le problematiche dei classici portali di ricerca che sono legate all'autoreferenziazione dei candidati. Ma dove sta l'innovazione? Beh, l'innovazione sta proprio nei processi, nelle logiche, nell'interazione tra uomo e macchina. Lo sviluppo di questa piattaforma ha richiesto l'identificazione e rielaborazione di tutte quelle complesse dinamiche che caratterizzano i normali processi di selezione tradizionali. Quindi la traduzione in codice dei flussi, la scrittura degli algoritmi, i test funzionali e di sicurezza, che però hanno portato sicuramente ad un incremento dei costi e dei tempi che forse non eravamo stati in grado di intercettare fin dal primo momento. E da imprenditore vi dico che non provo nessun tipo di imbarazzo nel dirvi che abbiamo commesso inizialmente degli errori probabilmente di valutazione di tempi e costi, e questo ha necessitato un'ulteriore necessità finanziaria che autonomamente non eravamo in grado di soddisfare a pieno. Proprio nel 2020, quando la pandemia è esplosa, abbiamo cambiato le impostazioni, perché la pandemia ha cambiato le regole del business. Spostamenti limitati, lockdown, quarantene, impossibilità di muovere il personale da parte delle aziende sui vari cantieri. E proprio in quel momento la nostra startup si stava spostando in Italia, si è spostata in Italia per proporre il nostro prodotto sia ai nostri grandi gruppi industriali che alle varie associazioni. La pandemia ha reso ancora più efficace però il nostro prodotto. È stato per noi un rivedere il modello in positivo, e questo ci ha permesso di poterci affacciare con ancora più forza e determinazione al sistema bancario ordinario che ci ha dato credito.
e al sistema bancario associativo, Confidi, che ha creduto in noi, che ringraziamo. Abbiamo poi, attraverso il crowdfunding, attraverso The Best Equity, lanciato una campagna crowdfunding molto interessante, dove ci siamo esposti verso i nostri investitori, garantendo l'investimento, il loro investimento. E con grande piacere possiamo dire che è stato un enorme successo, ci ha dato i fondi necessari a poter raggiungere ulteriori step della nostra iniziativa. Ma non ci siamo fermati, perché la necessità di fondi per un'azienda e per una startup è sempre il cuore dell'iniziativa, quando l'iniziativa ha delle basi innovative e di sostanza. E abbiamo aderito allo strumento governativo messo in atto per le startup innovative, Smart and Start di Invitalia, strumento che riteniamo di fondamentale importanza. E su questo siamo estremamente fiduciosi di superare positivamente le valutazioni che proprio la commissione di Invitalia effettuerà sulla nostra iniziativa, e che ci consentirà di procedere ad ulteriori innovazioni e sviluppi che renderanno ancora più efficace e innovativo il nostro prodotto. Quindi, per sintetizzare quali sono stati gli strumenti a cui abbiamo aderito: il sistema bancario ordinario, il sistema bancario associativo, il crowdfunding, il capitale ovviamente di noi soci iniziale e auspicabilmente Invitalia. Attraverso tutti questi strumenti siamo riusciti ad andare online, ad andare sul mercato e anche a ricevere l'apprezzamento di alcune delle big tech che abbiamo visto prima, tant'è che oggi siamo proprio in una fase di valutazione di questo interessamento, perché quando ci sono le idee, quando c'è l'innovazione e quando si ha la possibilità di accedere al capitale, diciamo che tutto diventa possibile. Questo è come abbiamo fatto noi. Grazie a tutti. Bene, grazie. Direi che c'è da guardare con grande attenzione a questa iniziativa, perché insomma si parla in questi giorni di crisi delle materie prime, ma lo skill shortage è la spina nel fianco delle nostre industrie, quindi avere una realtà insomma che riesce a dare un contributo concreto al reperire le risorse che servono, beh, credo che sia da guardare con grande attenzione. Complimenti anche per aver creato tutto questo business accedendo a diversi strumenti, quindi a diversi appunto realtà che hanno supportato l'iniziativa, quindi complimenti. Adesso abbiamo il nostro secondo caso, che però sarà collegato online, Roberto Macina, Managing Partner, CEO e Founder di VDA. È collegato Roberto Macina? Ecco, sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno, benvenuto. Ecco, ci racconti della sua realtà, di cosa si tratta, come avete fatto a realizzare il vostro progetto imprenditoriale. Perfetto, grazie a tutti e un saluto a tutti i presenti. Diciamo che VDA non è lo scopo del talk di oggi, VDA è una mia seconda iniziativa che è nata a gennaio, che di fatto si occupa di venture building. Quindi noi cosa facciamo? Supportiamo imprenditori PMI o corporate a fare spin-off innovativi e trattandoli come una startup, quindi un progetto parallelo e lo portiamo da zero, quindi dall'idea sul mercato. Diciamo, la mia precedente esperienza imprenditoriale parte nel 2010, quando ero stufo di fare la filiera civile studenti alla mia università romana, a Roma 3, e quindi sviluppare un'applicazione che all'inizio aveva lo scopo di essere utilizzata da me e dai miei colleghi studenti, che faceva una cosa molto banale. Tramite questa app si poteva vedere le persone che erano in fila in segreteria e prendere il classico numeretto, quello cartaceo,
anziché fisicamente andando appunto in loco tramite digitalmente tramite quest'app. Diciamo che con mia sorpresa fu molto utilizzata a Roma 3, poi fu molto utilizzata alla Sapienza, poi fu molto utilizzata a Tor Vergata e di fatto si è creato un caso un caso molto, molto di successo tra, insomma, tra il mondo universitario romano e da lì l'intuizione di far diventare quello che era un progetto di uno studente una vera e propria azienda. Naturalmente anch'io come presidente relatore Matteo, avendo un background prettamente ingegneristico, per me era affacciarmi al mondo appunto dell'economia e degli investitori non è stato un approccio facile, soprattutto perché nel 2010 l'ecosistema italiano delle startup non era evoluto e non era consolidato come quello di oggi. Quindi, vengo un po' a scoprire quelli che sono gli attori che vanno ad aiutare imprese digitali, quindi un po' di topic come venture capital, business angel, incubatori e entro in contatto con appunto uno di questi incubatori che stava appunto nascendo a Roma, che era Enlabs, oggi conosciuto come Luisellabs, forse tra i più importanti incubatori di startup digitali italiane, e inizio un percorso di fatto di finanza privata. Quindi di fatto il modello di business di un incubatore è: ti do soldi per validare la tua idea a fonte di equity, quindi appunto a fonte di quote di quella che poi è nata come startup innovativa. E da lì parte un percorso che appunto ha visto Kurami crescere a livello di personale, e quindi molti ragazzi che hanno cominciato a lavorare per Kurami, a livello di clienti, non solo nel tema universitario, ma anche pubblica amministrazione, enti privati, sanità, tantissima sanità. È un percorso quindi che a fronte di un aumento del fatturato dovevamo comunque essere molto veloci sul go-to-market, perché come sappiamo le startup digitali vivono di velocità sul mercato, è quella l'unica protezione che c'è nel campo digitale. E dall'altra però accedere a investimenti o a finanziamenti per noi era molto importante, perché una cosa che si è sottolineata tantissimo sul digitale è che non basta la tecnologia per scalare il mercato, ma servono altre attività collaterali come marketing, sales, eccetera eccetera. Quindi a noi ci servivano più soldi rispetto a quello che in quel momento fatturavamo per crescere molto più velocemente. Quindi siamo entrati nel gergo delle startup, che quando cercano finanziamenti sono famosi round, quindi appunto non più un incubatore, ma ci siamo rivolti a delle associazioni di business angel che esistono in Italia e che di fatto abbiamo chiesto quello che viene chiamato seed capital, quindi il capitale di crescita. E quindi a fronte il primo investimento che ho ricevuto dall'incubatore è stato intorno ai 50.000 euro, riusciamo a fare un round da 250 che di fatto ci consente di consolidare l'iniziativa ovviamente sempre a fronte di equity. E feci poi un altro round molto grosso nel 2016, quindi dopo 6 anni di attività vera appunto con un venture capital, e lì per la prima volta questo tipo di round è stato 80% finanza privata e 20% debit, quindi ci affacciamo anche al mondo bancario sfruttando uno strumento che tuttora esiste, che è quello del medio credito centrale. Quindi questo prestito veniva garantito non solo da risultati aziendali, ma anche praticamente al 90% anche da questo strumento. Quindi noi di fatto nella vita di Kurami abbiamo raccolto circa 1,5 milioni sbilanciato tantissimo sulla finanza privata, perché la finanza privata l'abbiamo sempre reputata uno strumento più facile, che oltre i soldi portava anche competenze, perché poi ci siamo portati a casa imprenditori, manager di successo che ci hanno dato anche nella crescita dell'azienda. Diciamo che questa avventura, dove io sono uscito a fine 2020, però di fatto è stato abbiamo fatto tutto un percorso, perché nel 2018 Kurami è stata acquisita da un grande gruppo. Oggi l'app non si chiama più Kurami, ma si chiama YouFirst, che purtroppo durante la pandemia ha avuto dei numeri incredibili perché tutta l'Italia era in fila. E quindi di fatto noi abbiamo vissuto dall'inizio, quindi proprio la parte di origination dell'idea,
fino ad arrivare appunto a questi round di fatto di tutta finanza privata e fino ad arrivare poi a una vera e propria operazione di M&A, che però è stata possibile grazie a tutti questi capitali raccolti durante la nostra storia aziendale, ci hanno concesso di essere molto veloci e quindi molto riconoscibili sul mercato italiano. Ecco, devo dire che è interessante questo suo racconto, perché ritorniamo all'inizio dell'intervento che ci ha fatto Anna Gervasoni, cioè lei ha sottolineato come la finanza privata vi abbia portato non solo soldi ma anche competenze, che è quello che serve poi per sviluppare il business. È interessante come nel suo caso, come nel caso precedente, si sia attinto a diversi strumenti, quindi in realtà l'obiettivo è quello di riuscire ad avere una visione di quello che è l'ecosistema e attingere poi alle differenti risorse. Adesso che progetti avete per il futuro? Di fatto io ho lasciato quella che era insomma l'azienda che ho fatto partire nel 2010 in buonissime mani, e appunto iniziando ho lanciato insieme a un altro imprenditore digitale questo operatore appunto che fa venture building, quindi di fatto supportiamo nascere nuove startup sul territorio italiano per farle crescere appunto fino a portarle nella fase di scale up, quindi speriamo che raccolgano tanti capitali per poi diventare delle vere e proprie aziende autonome. Quindi la interpelleremo negli anni successivi per vedere l'esito di questa attività. Quindi grazie molte per questa testimonianza. E noi siamo arrivati all'ultimo degli interventi della giornata. Quali strategie per il futuro? Questo è l'intervento di Innocenzo Cipolletta, che è presidente di AIFI, è collegato con noi da Roma. Credo la regia stia stabilendo il collegamento. Innocenzo Cipolletta, insomma, ci farà una sintesi, insomma, e ci darà delle indicazioni su come affrontare il nostro futuro manifatturiero. Buongiorno, buongiorno Presidente Cipolletta, benvenuto. Buongiorno a tutti e grazie di questo invito, mi fa piacere essere con voi anche se da remoto, come ormai le tecnologie ci consentono. Una nuova stagione economica è un po' il titolo di questa conferenza, evocato in questa conferenza, e io credo che questa nuova stagione economica si basi molto sull'industria manifatturiera. Lo vediamo dal rimbalzo fortissimo che si è avuto in Italia nel corso del primo semestre di quest'anno, di questi mesi. L'industria manifatturiera è la responsabile principale della crescita del 6% che proveremo nel 2021. L'industria manifatturiera ha già recuperato quelli che erano i livelli del 2019 e quindi è la parte vitale della nostra economia, nell'attesa che anche i servizi riprendano quei loro livelli. Ma è un'industria, quella manifatturiera, che è fortemente legata al mondo dei servizi. Ormai l'industria manifatturiera non vende più soltanto a famiglie per consumi o quant'altro, ma vende molto ai servizi, che poi a loro volta trasferiscono questa potenzialità alle famiglie. Pensiamo ai trasporti, che trascinano con loro una grande parte della produzione, pensiamo all'entertainment, alla sanità, che in questo momento ci riguarda. Ecco, tutte queste innovazioni e tutta la produzione va verso questi servizi, e in un periodo in cui siamo in un piena ondata di innovazione, che peraltro è stata anche accelerata da questa pandemia che ci siamo trovati. L'innovazione credo che sia la caratteristica principale di questo secolo. Lo ricordava prima Biffi nel suo intervento, la Cina produce ogni anno 60 milioni di ingegneri, di nuovi ingegneri. Se contiamo i ricercatori, gli ingegneri, gli scienziati che si nascono ogni anno in tutto il mondo, ci rendiamo conto che c'è una massa di ricercatori importanti, i quali affrontano i diversi problemi che la nostra epoca ci pone e cercano di dare soluzioni. Ecco, l'innovazione è la risposta ai problemi. E poiché la pandemia ha creato tanti problemi, c'è da attendersi molta innovazione che nei prossimi anni per la risposta a questi problemi. Già lo stiamo vedendo
le quantità di imprese e di attività che sono nate e che nascono per rispondere all'esigenza di lavorare dal remoto, di poter migliorare il sistema di cura, di poter utilizzare le innovazioni digitali nel migliore dei modi possibili. E questo il mondo della finanza lo sta registrando, il mondo del private capital, di cui ha parlato Anna Gervasoni prima, è un mondo che ha conosciuto nel 2021 una crescita molto elevata. Nel mondo la raccolta di risorse per investire nel private capital è ammontata a 459 miliardi nel primo semestre del 2021, con un aumento di oltre il 50% rispetto a quello che aveva realizzato nel 2020. E in Italia, analogamente, noi abbiamo avuto una raccolta nel primo semestre di quasi 3 miliardi di euro, che rappresenta il doppio di quello che avevamo conosciuto negli anni passati. Nel solo primo semestre abbiamo superato i livelli che avevamo raggiunto nel 2020 e nel 2019. Anche gli investimenti, che sono arrivati a 4,5 miliardi nel primo semestre, indicano un incremento molto forte. Le imprese italiane hanno bisogno di capitali per crescere e per innovare. L'innovazione è la molla della crescita dell'economia. Noi siamo paesi avanzati, paesi saturi di beni e di servizi, i quali crescono non tanto perché ne aggiungiamo dei nuovi, ma perché sostituiamo quelli vecchi. E questo richiede innovazione, perché è l'innovazione che ci fa sostituire molti dei nostri prodotti. Pensiamo alle auto, che oggi vengono sostituite con auto elettriche, a motore elettrico. Pensiamo banalmente ai telefoni, che ogni tanto li cambiamo perché i nuovi telefoni hanno delle performance maggiori. È l'innovazione la molla della crescita e dello sviluppo, e questa innovazione si introduce dentro i sistemi produttivi facendo crescere le nostre imprese. E c'è un circuito che è fondamentale e che va attivato e che è stato ricordato anche negli interventi precedenti, che è il circuito del risparmio. L'Italia è un paese che ha un numero consistente di piccole e medie imprese, è un paese che ha una riserva di risparmio importantissima, è un paese che ha operatori di finanza alternativa. Il problema è mettere insieme questi operatori con le piccole e medie imprese, utilizzare il risparmio italiano per far crescere la dimensione delle imprese e consentire loro di poter perseguire i processi di innovazione. A raggiungere questo obiettivo ovviamente non basta la buona volontà, questa ci sta, abbiamo visto dagli esempi che sono stati presentati oggi che molte imprese ricorrono a questa finanza. Abbiamo constatato che il mondo della finanza è pronto a intervenire presso il mondo delle imprese. Credo che sia necessario che ci sia anche un apporto da parte del settore pubblico, una politica che faccia crescere il mondo della finanza alternativa, che è il supporto essenziale per le piccole e medie imprese, quelle non quotate in particolare, che devono crescere. E come AIFI, di cui sono presidente, di cui Anna Gervasoni è il direttore generale, noi stiamo portando avanti una politica a favore del nostro settore, una politica che consenta di far crescere le risorse da dedicare all'espansione delle imprese. Pensiamo alla necessità che venga costituito nel nostro paese un fondo dei fondi di dimensione elevata che consenta di coinvolgere capitale privato dentro le imprese attraverso il finanziamento di fondi, in modo che gli stessi fondi di private equity, private venture capital, private debt possano crescere di dimensione e possano quindi avere maggiori risorse da investire nelle piccole e medie imprese. Pensiamo che sia importante il settore della previdenza, il settore della previdenza che in Italia è assente nel campo del finanziamento dell'economia reale, della piccola e media impresa, mentre nel mondo è uno dei principali settori che investono
nella private capital. Pensiamo che anche il mondo assicurativo possa fare la sua parte, e qui è necessario che ci sia sia un'attività di moral suasion da parte del governo, ma anche un'attività di favorire fiscalmente gli investimenti che vengono fatti sull'economia reale. E infine pensiamo che sia importante coinvolgere anche il risparmio privato diretto dei risparmiatori, che in Italia oggi è ancora diciamo limitato, perché le regole che abbiamo imposto, che abbiamo assunto, impongono che solo grandissimi risparmiatori possano investire in questo settore, pensando che il risparmiatore medio non sia preparato per investire. Ecco, io credo che sia importante, come fanno altri paesi, la Germania, la Francia, che hanno abbassato il livello di minimo di investimento verso i 100.000 euro, laddove in Italia è a 500.000 euro, e limita di troppo la possibilità ai risparmiatori di investire. Credo che sia importante, è importante sia perché questo fa affluire risorse maggiori alla crescita delle piccole e medie imprese, ma consente anche ai risparmiatori quei rendimenti maggiori che gli attuali livelli dei tassi di interesse non consentono nel nostro paese. Abbiamo quindi molta strada da fare, però possiamo anche essere abbastanza fiduciosi, perché il mondo si sta avviando verso una nuova era di innovazione, e come sappiamo le ere di innovazione sono ere di crescita delle imprese, crescita delle idee e crescita anche, speriamo, del benessere di tutti quanti. E con questo augurio io termino il mio intervento e ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie. Grazie Presidente Cipolletta, credo che il messaggio è chiaro, insomma non basta la buona volontà, insomma gli attori in gioco sono tanti, quindi è necessaria un'azione di sistema, bisogna cercare di incentivare la collaborazione pubblico-privato e insomma far sì che tutti gli attori in gioco abbiano questo incentivo a sostenere le nostre imprese. Lo ricordo, insomma siamo la seconda manifattura d'Europa, quindi insomma non dobbiamo assolutamente perdere questa posizione, ma siamo anche in un momento di transizione, e quindi in questa grande velocità di innovazione tecnologica le aziende hanno assolutamente necessità di un supporto in termini finanziari e un supporto anche in termini di competenze, come abbiamo ripetuto in realtà in tutta la nostra mattinata. Quindi io ringrazio Innocenzo Cipolletta, ringrazio tutti i relatori della nostra mattinata, naturalmente anche la LIUC, l'Università Carlo Cattaneo, con la professoressa Gervasoni, che hanno contribuito a creare questo importante panel. Abbiamo voluto, in un tempo così davvero limitato, darvi delle pillole, darvi così delle suggestioni che naturalmente potranno essere approfondite in un altro momento. Quindi per ora io ringrazio tutti i relatori, ringrazio voi che ci avete seguito e chi ci ha anche seguito da remoto. Quindi vi ringrazio e naturalmente vi invito a seguire i lavori del pomeriggio, che naturalmente proseguono qui da Villa Erba, da Cernobbio. Arrivederci.